Trapezo Varese si sta per disputare una delle grandi classiche del basket italiano, una sfida che dopo i fasti di tanti anni fa viene disputata di nuovo ai livelli dei blasoni che competono a queste due gloriose società, la sfida numero 140 tra Pesaro e Varese. Da Eleven Sport e dalla Vitrifrigo Arena un saluto e un abbraccio da Michele Zavagnini. Sarà una grande partita questa tra Pesaro e Varese, due squadre che si trovano nelle zone alte della classifica, due punti di contatto e di differenza, Varese con 12 punti grazie a 6 vittorie e 3 sconfitte, Pesaro è subito sotto con 10 punti, con 5 vittorie e 4 sconfitte, questo è il totale della Vitrifrigo Arena che si sta piano piano animando e questa invece è la grafica che indica le tre partite che sono già giocate con la vittoria di Venezia su Brescia, Napoli su Trento e Sassari fuori casa su Tortona, risultato abbastanza clamoroso ma che fa capire che Sassari è tornata veramente dopo la sconfitta contro Pesaro, è tornata a giocare veramente molto molto forte dopo anche la sconfitta con Milano. Questa invece è la classifica, vedete molto molto fluida, si giocano in questa parte semifinale dalla metà in poi del girone di andata, partite che potranno decidere le sorti delle squadre che dovranno giocarsi in febbraio le Final Eight di Coppa Italia, e questa tra Pesaro e Varese è una partita molto importante da questo punto di vista. E tra poco dovremo vedere, ecco qua il roster di Varese che è senza ovviamente Reyes che si è infortunato domenica scorsa nella prepartita, un infortunio veramente strano e doloroso non solo per lui ma anche per la squadra di Varese. Adesso sentiamo l'intervista con il coach di Varese Matt Braise che dovrebbe partire. Coach. The two highest scoring teams in the league that like to play up tempo. You're going to miss Justin Reyes, who is kind of a player unreplaceable of unique for you, for what he brings to the floor. What kind of game do you expect today? Yeah, we're just going to play our game. You know what we've done all season. We like to play up tempo. We like to play fast. We like to put pressure on the defense. And so, you know, we're going to try and bring that tonight, you know, against a very good team in Pesaro. And then we know we got to do it on the defensive end too. So, you know, kind of our focus is, you know, we got to slow them down a little bit because we know that they also want to play very fast. Sì, l'intervistatore dice, ha chiesto che gara si aspetta quest'oggi, di giocare sempre sopra ritmo. Il coach Matt Braise risponde sì, è il nostro piano partita, ci troviamo di fronte a una squadra che difende forte e a sua volta gioca in velocità, dovremo stare molto attenti per controllare i ritmi. Questa invece è la squadra di Carpegna Precinto Pesaro che recupera sia Kravic che Totè. Adesso sentiamo Jasmine Repeja nella intervista prepartita per sentire quello che dice il coach di Pesaro. Coach, recuperate i lunghi che vi sono mancati a Trento, Totè e Kravic. Oggi giocate contro una squadra che gioca a ritmi altissimi, ha travolto tanti avversari con il suo ritmo.
cosa proverete a fare? Proverete a rallentare un po', a fermarli camminando un po' di più, oppure come proverete a affrontarli? Sì, sarebbe meglio che abbiamo avuto a Trento lunghi, perché loro sono una squadra grande e grossa sotto canestro, e Varese è fatta completamente diverso, squadra che gioca con un lungo e quattro esterni che aprono campo, che corrono, che segnano tantissimo in transizione, che attaccano subito uno contro uno, che attaccano a modi diversi, dove il campo è aperto, da situazioni semplici, e il nostro obiettivo è rientro in difesa molto veloce, creare un muro dove non permettere niente facile, e prima di tutto avere altissimo livello concentrazione, buon posizionamento e comunicazione, perché giocare contro una squadra che apre completamente campo solo si può fare così. Avete sentito allora le parole anche di Jasmine Repes, anche lui parla di controllare i ritmi, anche lui parla di una partita molto difficile, sono due squadre che hanno un valore molto equilibrato. Adesso, dopo la presentazione fatta dallo speaker della Vitrifrig Arena dei giocatori della Open Job Metis Varese, arriva la presentazione dei giocatori della Carpegno Prosciutto, e con numero 5 avete appena visto entrare nel parquet di gioco Mohamed Ali Abdulrahman, che è la grande sorpresa a livello proprio di Serie A come giocatore miglior marcatore del campionato con 19,9 di media. È stata una grande sorpresa soprattutto per quelli di Pesaro come me, che avevano visto la partita di amichevoli e sembrava che non guardasse il canestro, invece il canestro lo guarda eppure tanto eppure bene, ed è stata veramente una grande scoperta per Pesaro, ma per tutto il campionato italiano. Giocatore veramente molto molto interessante, sarà una sfida molto equilibrata da due squadre che si assomigliano anche tanto. Varese è la squadra che segna di più in Serie A, Pesaro è la quarta, e fino a due partite fa era Pesaro che aveva il primato per i punti segnati. Adesso, al termine della presentazione delle due squadre, vedete schierate sul campo di fronte a una Vitrifrig Arena che si è praticamente riempita, sono arrivati anche una trentina di tifosi varesini. Adesso la canzone degli italiani. Ascoltato la canzone degli italiani, le squadre adesso fanno l'ultima parte del riscaldamento prima dell'inizio della partita. Vedete i due coach che si sono incontrati al centrocampo, gli staff tecnici delle due formazioni sono incontrati al centrocampo per augurarsi buona partita. Gli arbitri designati per questo incontro sono Michele Rossi di Enghiari, Martino Galasso di Siena e Andrea Valzani di Martina Franca, accompagnati come al solito dai mini arbitri. Adesso vediamo il quintetto iniziale per Varese: Ross, Brown,
Walter Tensee, Owens e Johnson. Questo è il quintetto che manda Matt Braze all'inizio della partita ed è penso proprio il quintetto migliore che il coach varesino possa schierare. Poi a sua disposizione ha anche De Nicolao, Librizzi, Ferrero, Caruso e Virginio. Come vi ho detto all'inizio di telecronaca, non è presente Reyes, che si è infortunato nella prepartita contro Bologna, sicuramente un'assenza importante. Immagino che Varese stia pensando di sostituirlo, perché sembra un infortunio non proprio di piccola entità. Vedete Jasmin Repesa già concentratissimo sul inizio della partita, in una Vitrifrigo Arena che si sta riempiendo piano piano. Dicevo, ci sono anche una trentina di tifosi varesini. Vediamo il quintetto iniziale per Pesaro: Moretti, Abdulrahman, Harlan Popolos, Kravic e Citam. Kravic non c'era la partita scorsa per un problema di infiammazione tendinea, non c'era ovviamente Tambone, che è sostituito da Gudmundsson, che manca ormai da alcune partite, però sappiamo che Tambone sarà abbastanza vicino al rientro a disposizione di Jasmin Repesa. Domenica scorsa contro Trento è tornato per la prima volta in campo in questa stagione capitano Carlitos Delfino, giocando anche dei buoni minuti. Oggi è a disposizione probabilmente con un minutaggio più ampio di Jasmin Repesa. Vedete i tifosi della parte pesarese con i loro vessili, questi invece della Carpegna Prosciutto in assemblea attorno a Jasmin Repesa per le ultimissime indicazioni prima della palla 2. Questo è il raffronto statistico delle due formazioni. Vedete, sono Pesaro seconda e Varese prima nei punti segnati, però abbastanza normalmente sono anche tra le squadre che subiscono più punti, perché amano giocare veramente in grande velocità, in grande transizione, e questo ovviamente a volte apre la difesa agli avversari. In completo rosso la squadra di Varese, mentre in completo giallo, che sono i colori poi dello sponsor Carpegna Prosciutto, la vittoria Libertas Pesaro. Completo rosso, veramente tutto rosso, senza bande, senza strisce, quello di Varese. C'è una grande attesa qua alla Vitrifrigo Arena, perché questa è una partita che potrebbe essere importante per mettere due punti per le Final Eight di febbraio a Torino, ma per Varese è lo stesso discorso. Quindi è una partita veramente molto molto importante questa tra queste due formazioni. Quintetto iniziale per Pesaro, dicevo, Kravic, Rachman, Moretti, Haralan Populos e Citam. Per Varese, Ross, Voldeltensi, Brown, Owens e Johnson. I giocatori di Varese sono già pronti a centrocampo, in attesa che l'arbitro Michele Rossi di Anghiari alzi la palla tra i due contendenti, che molto probabilmente saranno Owens per Varese, Kravic per Pesaro. Kravic ha un problema di infiammazione al gomito, infatti ha una gomitiera molto vistosa, e ovviamente non sappiamo e nessuno sa in che condizioni si presenta questa partita. Infatti Kravic dice salta tu e fa saltare Citam. Kravic si è allenato un paio di volte in questo fine settimana, quindi anche dal punto di vista fisico non sarà al massimo. Allacciate le cinture di sicurezza, si parte. Il primo pallone va direttamente, stava per uscire, poi lo salva Varese, la gioca Colby Ross, contro di lui c'è Moretti, sfrutta parzialmente un blocco Colby Ross, si fa vedere fuori, ancora pallone per Colby Ross in alley-oop per una grande idea a favore di Owens, che voleva schiacciare in alley-oop al volo. Tra Ross e Owens sono tipologie di azioni che i due fanno frequentemente, la squadra molto potente, molto esplosiva questa di Varese. Il lunetta con numero 41 Tariq Owens da Utica nello stato di New York. Tariq Owens che ha il 93% dalla lunetta, il primo è molto preciso, primo punto per lui. Ha giocato lo scorso anno nella CBA, nella G League, come si chiama adesso, anzi nella G League, a Long Island Nets. Secondo libero, molto preciso, conferma il suo 93%, la sua precisione
nel tiro dalla linea della carità. Palla per Davide Moretti, supera la metà campo contro Ross. Moretti sfrutta parzialmente il blocco di Kravic. Kravic fuori ancora, fuori esternamente ancora per Cittan. Da questi a Moretti, si fa vedere al centro area Kravic, il suo classico appoggio alla tabella e il canestro pareggia subito. Pesaro le sorti dell'incontro, chiama lo schema Rossi invitando i suoi a muoversi sul lato sinistro, si butta dentro Johnson che poi tira e segna un bel canestro. Johnson in fade away. Palla ancora per Davide Moretti. Davide Moretti in post basso questa volta per Cittam. Cittam guadagna centimetri, indietreggia un po' di sederata nei confronti dell'avversario, poi va ad appoggiare e segnare i suoi primi due punti. Si parte subito forte, 4 pari dopo il primo minuto di gioco. Al tiro da lunghissima distanza, la tripla messa da Woldetensi, giocatore interessantissimo questo ragazzo italiano nato a Bologna nel 98. 7-4 per Varese, attacca Pesaro ancora. Palla per Rachman, una specie di pick and roll che funziona parzialmente con Kravic perché il pallone non entra nella retina. Palla per Ross, allora Ross ancora sfrutta parzialmente il blocco di Owens nell'angolino, viene servito Brown che sbaglia il tiro troppo lungo, va sul secondo ferro, rimbalzo di Cittam che serve subito per Davide Moretti, per Cittam ancora che corre dietro. Cittam in post basso per Kravic di nuovo, Kravic contro Johnson al tiro in semigancio, sbagliato, Johnson recupera il rimbalzo. Come vedete è una partita che sarà tutta così, giocata in grande velocità sulle due lati del campo. Palla per Ross ancora, Ross nell'angolino per Brown, Brown in avvicinamento, il tiro da sotto, l'errore, il rimbalzo però in attacco ancora per Owens che però spinge su Cittam, dice l'arbitro Rossi, e quindi la palla torna a Pesaro. Vediamo se replay ci aiuta. Questa è la penetrazione di Owens al tiro da sotto sul rimbalzo di Cittam. C'è effettivamente una spinta non molto percepibile da questo replay, però si vede il movimento del difensore pesarese che è abbastanza innaturale. Palla per Davide Moretti che supera la metà campo, sfrutta il blocco di Kravic. Kravic alto, si scontra Moretti adesso con Haralampopoulos, il greco chiede palla, la riceve a 6 metri dal canestro contro Brown, ancora Haralampopoulos, si butta dentro il greco, il tiro da sotto, il canestro e il fallo. Beh, ha voluto assolutamente trovare questi due punti Haralampopoulos, azione molto molto insistita, vedete, contro Brown, si butta dentro, poi quando va a chiudere Owens, forse c'è fallo anche di Johnson, invece viene dato fallo a Brown, quindi in unità Haralampopoulos per una possibile azione da tre punti. End one per Vassilis Haralampopoulos, il nativo di Egaleo, dall'unità all'85% in stagione. Preciso, quinto punto per Haralampopoulos. 7 pari, 7 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Si butta dentro Ross, spazza via Moretti in modo legale, dice l'arbitro, e Ross segna il primo canestro della sua partita. Palla per Davide Moretti, tra lui e Ross veramente ci sarà da divertirsi perché sono due giocatori anche fisicamente piuttosto simili, anche se Ross è un pelino più basso. Fischio dell'arbitro, vediamo che è successo, inquadrato Ross che ha commesso fallo, sì, fallo proprio suo, primo fallo per Colby Ross, rimessa dal fondo, dice l'arbitro Galasso, va ad effettuare la rimessa a Haralampopoulos. Non si libera nessuno, sì, si fa vedere molto alto Kravic, palla per Moretti, quando va per linea esterna Pesaro, la palla ancora per Haralampopoulos, per Rachman, finta contro finta, palla a Cittam che fa il tiro da tre, la tripla di Cittam, per lui il primo canestro messo a referto del più pesante possibile. Mette il naso avanti Pesaro di un punto, 10-9, palla nell'angolo adesso per Woldetensi che tira da tre, sbaglia, il pallone sorvola la struttura e quindi non è più giocabile. La palla torna alla Carpegna Prosciutto Pesaro, punteggio 10-9 per la squadra pesarese, mentre Davide Moretti palleggiando super la metà campo lo aspetta 2 metri avanti Ross. Rachman che ancora non ha trovato lo spazio per il tiro, lo trova adesso, tira, sbaglia, il rimbalzo e conteso, alla fine la prende Kravic, fallo di Woldetensi su Dejan Kravic. Non si tira ovviamente perché Kravic stava scendendo dal rimbalzo, come vedete dal replay. Kravic, sì, ecco fallo lì, e ovviamente scendeva dal rimbalzo, non era assolutamente in fase di tiro, quindi correttamente viene data semplice palla dal fondo per Pesaro. Haralampopoulos
Palla per Cheatham che cerca di eludere la difesa avversaria, poi tira da sotto con molta fantasia, sbaglia però, viene stoppato dal ferro stesso. Il pallone recuperato da Owens, Owens per Woldetensee, il nativo di Bologna, si butta dentro contro Kravic, intercetta però lo stesso Kravic, palla a Karlan Popolos che va in contropiede a depositare, c'è una stoppata però, il rimbalzo di Kravic che subisce il fallo. Karlan Popolos dice che è stato stoppato al momento che la palla aveva toccato già il tabellone. Vediamo se il replay ci aiuta. Ecco, Cheatham che lancia per Karlan Popolos che va al tiro da sotto, e forse il reclamo è proprio quello, o un fallo o il fatto che la palla avesse già toccato il plexiglass. E comunque alla fine il pallone lo prende Kravic che va in lunetta per due tiri liberi nelle file di Varese. Esce Brown ed entra col numero 10 Giovanni De Nicolao, in lunetta Dejan Kravic per due tiri liberi, modo singolare di tirare il libero, vedete, con il rilascio, con una mano sola, non proprio da far vedere alle scuole di mini basket. Realizza però Kravic il suo primo libero, che viaggia Kravic, viaggia al 50% nel tiro dalla lunetta, infatti sbaglia il secondo, gliel'ho un po' tirata. Palla per Ross che già da quest'altra parte, vedete con quanta velocità Varese arriva in attacco. Palla adesso per De Nicolao, ancora per Ross, Ross si butta dentro, lo fa, palla fuori per De Nicolao che tira da tre, va alla tripla di De Nicolao appena sceso in campo. Due triple per Varese, De Nicolao e Woldetensee, una per Pesaro con Cheatham. Torna in vantaggio Varese, 12-11, partita equilibratissima come era nelle previsioni sin dai primissimi minuti. Kravic si butta dentro, il tiro da sotto viene stoppato dal ferro e dal tabellone, si incastra la palla lì e la freccia del possesso alternato dice che il pallone sarà per Pesaro, perché la prima palla della partita l'ha giocata Varese in attacco, per cui l'alternanza della freccia dice che sarà la Carpegno Prosciutto a effettuare la rimessa dal fondo. Molto concentrato coach Jasmine Repesa. Palla per Rachman che ancora non è entrato in partita. Rachman cerca di farlo adesso, passi e non ce la fa a entrare in partita. Abdul Rachman, avvio difficile, ancora non ha segnato. 4 minuti e 25 di gioco, non è da lui perché di solito si mette in partita molto molto presto. Attacca Varese con Colby Ross, palla per Owens che tira da lunghissima distanza, la tripla Johnson da tre punti, terza tripla per Varese. Palla in post basso per Kravic, aspetta che arrivi Karlan Popolos, invece cerca di farlo da solo, parla Karlan Popolos, greco da tre non va, il rimbalzo di Varese, palla per De Nicolao, De Nicolao a Ross, subito velocità, chiude su di lui addirittura Kravic, adesso è entrato in campo anche Caruso, lo scarico per De Nicolao che tira da tre di nuovo, sbaglia questa volta, il rimbalzo per Pesaro con Rachman che in velocità va dall'altra parte, veramente un'azione da centometrista incredibile, e va a trovare il canestro appoggiando alla tabella, ha percorso il campo veramente in 3 secondi. Attacca Ross, 15-13 per Varese, palla per Caruso, Caruso Ross, fischio dell'arbitro, fallo di Moretti a mio avviso sul raddoppio ed è così, primo fallo per Davide Moretti. 15-13 per Varese, 4-39 da giocare nel primo quarto, nelle file di Varese, di Pesaro. Esce Kravic, entra Totti, cambio prevedibile perché Kravic per quel problema di infiammazione che ha il gomito non si è quasi mai allenato questa settimana, solamente 2 allenamenti finali e quindi dal punto di vista fisico non è a posto. Allora entra Totti, rimessa per Varese effettuata, palla per che finisce a De Nicolao contro Moretti. Giovanni De Nicolao serve per Woldetensee, De Nicolao ancora per Ross che si butta dentro in grande velocità, tiro la lacrima e va dentro in fondo al paniere per Colby Ross, il quarto punto messo a referto, adesso 4 punti di vantaggio per Varese. Palla per Totè, Totè in post basso, Totè cerca di avvicinarsi, passo di incrocio, passi dice l'arbitro Galasso, però adesso Michele Rossi dice di fermare tutto, probabilmente va a richiamare coach Jasmine Repesa per questo fischio. È stato un movimento abbastanza strano, va detto, probabilmente ha trascinato il piede perno, mentre Michele Rossi che spiega a Jasmine Repesa sicuramente di stare calmi, non protestare. Si effettua in rimessa dal lato per Varese su punteggio di 17, Option Metis Varese 13, Carpegna Prosciutto Pesaro.
4 minuti e 15 da giocare nel primo quarto. Attacca Ross. Ross contro Rachman. Ross si fa vedere, riceve Johnson al tiro da lunghissima distanza. La tripla di Johnson, ottavo punto per lui. Giocatore solitamente preciso da lunga distanza. Il tiro da 3 ha il 38%. Attacca Pesaro con Rachman. Blocco ripetuto di Totè. Fallo adesso alla difesa varesina. Fallo commesso da Walter Dancy. Falli di squadra, vediamo, sono 6 per Varese, 2 per Pesaro, quindi si va in lunetta per la squadra pesarese, mentre avete rivisto, state rivedendo alcuni highlights di questa parte iniziale della partita, con questa giocata di Rachman che subisce il fallo del file di Varese. Esce Walden C ed entra con numero 21 Giancarlo Ferrero. Alterna tanti giocatori da subito, coach Braze in lunetta, Abdul Rachman per 2 tiri liberi. Abdul Rachman in campionato dalla lunetta il 78,4%, Rachman 3 punti per lui. Può tirare di nuovo, grande partenza di Varese che ha messo 4 bombe e 20 punti in 6 minuti di gioco. Rachman mette il secondo libero, 20 a 15 per la squadra varesina. Gioca Ross, Ross da Johnson, Johnson dentro per il tiro da sotto sbagliato, veramente corto di Caruso, rimbalzo facile di Pesaro, in contropiede Pesaro, il tiro dalla lunga distanza di Harlan Popovic che sbaglia ma subisce il tiro, il fallo nel tiro da 3 punti commesso da Caruso stesso. Fallo, e quindi 3 tiri liberi. Primo fallo per Harlan Popovic. A 3.35 dal termine del primo quarto, con Varese avanti di 5 lunghezze, mentre ci arriva un finale della partita di Milano, dove la Olimpia Milano ha battuto nettamente la pallacanestro reggiana con punteggio finale di 81 a 63. In lunetta Harlan Popolo, squadra Vitri Frigorena, mette il primo libero, 6 punti per il greco nativo di Egaleo, all'85% in campionato. Vassilis, secondo libero, va anche questo, ne ha 3 a disposizione, perché come dicevo poc'anzi ha subito il fallo di Caruso al momento in cui scagliava il pallone da 3, dalla linea di 3 punti. Terzo libero di Harlan Popolos, anche questo è solo cotone per Harlan Popolos. Ottavo punto, Pesaro torna a contatto, 20 a 18. Attacca l'open job Mattis, Ross in angolo per Ferrero, per Johnson che tira da 3 ancora, mette ancora la tripla Johnson, precisissimo, 11 punti per lui con 3 triple. Varese 5 triple contro una di Pesaro, sta mettendo veramente a ferro e fuoco la difesa pesarese, l'attacco di Varese, soprattutto Jaron Johnson. Attacca Pesaro con Rachman, Rachman per Totè, c'ha il mismatch nettissimo a suo favore, lo legge subito bene perché c'è Di Nicolaus di lui e ovviamente Totè ne approfitta perché 30 centimetri più alto lo porta vicino a canestro e si fa commettere fallo, mentre qui rivedete il replay di Johnson nelle file di Pesaro. Esce Citam ed entra con numero 22 Valerio Mazzola, in lunetta Leo Totè, nativo di Negrari in provincia di Venezia, 47% dalla lunetta, non ottimo direi. Realizza il primo, Totè, primo punto per lui messo a referto. Viaggia 5.8 di media Leo Totè, ex Fortitude ed ex Napoli lo scorso anno, stagione travagliatissima. Totè mette anche questo libero di aver fatto allenamenti specifici nel corso della settimana, perché c'ha il 47%, è partito con un 2 su 2. 23 a 20 più 3 Varese, palla per De Nicolao, ancora per Johnson che scarica ancora per De Nicolao, in post basso per Caruso, Caruso contro la penna entra con Dudmundsson, tira da sotto, fallo su di lui commesso da Rachman, mi sembra piuttosto evidente il contatto di Rachman con Caruso, quindi vediamo il replay, sì effettivamente dato sul braccio. Caruso avrebbe avuto l'occasione ovviamente di tirare anche in modo diverso, a volte gli arbitri vengono condizionati anche da questo, cioè dall'effetto del tiro che ne scaturisce. Delle file di Varese, adesso entra con numero 13 Librizzi, un enfant de pays del 2002, Caruso 2 liberi,
Primo libero di Caruso non va. Vediamo Caruso dalla lunetta in campionato al 63.3%, sbaglia il primo. Vediamo il secondo di Guglielmo Caruso, nativo di Napoli. Secondo è preciso, invece solo Cotone, primo punto per Caruso ed è il 24-20 per la squadra di Varese nei confronti di quella di Pesaro. Attacca Gudmundsson, Jonaxi Gudmundsson per Totè, taglia sotto Gudmundsson, non si fa vedere nessuno. Allora Totè dice: qualcuno bisogna che mi viene incontro. End off per Rachman, Rachman al tiro da lunghissima distanza, è storto, il rimbalzo facile recuperato da Johnson che supera la metà campo. Inizio di partita di Johnson al fulmicotone, si butta dentro e subisce anche il fallo di Totè. Avrà due tiri liberi Johnson, veramente spiritato in questo inizio di partita. Johnson che viaggia 15,9 di media, ne ha già messi 11 in 7 minuti e spiccioli. Delle file di Pesaro entra Carlitos Delfino ed esce Rachman, entra anche Visconti ed esce Harlan Populos, comincia a mettere mano in modo pesante alla panchina adesso anche Jasmine Repesa. Quindi dentro Delfino e Visconti in un colpo solo. Johnson dalla lunetta, due tiri liberi. Jaron Johnson in campionato finora dalla linea della carità al 77.4%, mette il primo, 12 per Johnson. Ancora Jaron Johnson, nativo di Tyler in Texas, ragazzo di 30 anni, mette anche questo, 13 punti per lui. È uno che lo scorso anno ha giocato a Unix Kazan, insomma, quindi ha avuto una stagione di altissimo livello e si vede. Palla per Totè, per Delfino, Delfino per Mazzola, in post basso riceve Totè ancora, c'è il mismatch di nuovo, Totè in avvicinamento, finta contro finta, tiro da sotto e canestro, ha letto anche questa volta il mismatch a suo favore, Leo Totè l'ha sfruttato andando a tirare da sotto, il tiro più facile possibile. 26-22, attacca Johnson, Johnson per Librizzi, Librizzi chiude su di lui anche con una chiusura flash anche Totè, palla che finisce adesso a Ferrero che tira da tre, non va, è un cross, il rimbalzo facile catturato da Gudmundsson, Gudmundsson in velocità dall'altra parte, gli viene toccato il pallone da Librizzi, la palla finisce fuori, la rimessa sarà per Pesaro. 26-22, vedete dalla sovrimpressione, 1:36 da giocare nel primo quarto di questa decima di andata del campionato di basket di Serie A dalla Vitrifrigo Arena tra Pesaro e Varese. Rimessa di Visconti, lunghissima per Totè, per Gudmundsson l'islandese, ancora per Totè, Totè serve Delfino, l'argentino in avvicinamento, scarica per Gudmundsson che non se la sente tirare da tre. Ancora Gudmundsson va a tirare allora più vicino, si butta dentro, la tira da sotto, appoggia la tabella e segna il suo primo canestro nella partita. Bella azione di John Axel Gudmundsson, riporta Pesaro a due punti di distacco su Varese, 26-24. Attacca De Nicolao per Librizzi che si butta dentro, chiuso da Visconti, palla ancora per Johnson che voglia tirare di tre di nuovo, su di lui c'è Delfino, allora si sposta dall'altra parte dove su di lui c'è Gudmundsson, sfondamento di Jaron Johnson, poi ci sono un po' di storie tese tra lui e Visconti. Jaron Johnson in grande transagonismo, in grande adrenalina, sta giocando un primo quarto mostruoso, finora 13 punti. Vediamo il replay marcato da Gudmundsson, sì, nettamente c'è la sbracciata sul petto di Gudmundsson, anche sull'addome, quindi è sfondamento con nuova regolamentazione arbitrale, nuova interpretazione arbitrale senza nessun dubbio. Adesso l'arbitro Michele Rossi avvicina Visconti e Johnson e gli dice di sicuramente, vedete, gli fa stringere la mano, un patto fraterno, non so quanto durerà tra Johnson e Visconti, insomma, di fare la pace e stare tranquilli. Coach di Varese capisce anche questo momento di nervosismo di Johnson, lo toglie dal campo e manda sul rettangolo di gioco con numero 18 Virginio, Nicolò Virginio. Adesso è con quattro italiani in campo Varese, palla per Gudmundsson, Gudmundsson fuori per Totè, si fa vedere Delfino, riceve Carlitos, Carlitos al tiro da lunga distanza, è sbagliatissimo, tutto storto, rimbalzo recuperato da Ferrero sul quale commette fallo Totè, fallo ingenuo questo ed è il quinto di squadra, per cui si va in lunetta se non sbaglio, sì, perché il tabellone dice quinto,
per cui si va in lunetta, termina il bonus a sua disposizione Pesaro a 44 secondi dal primo quarto, dal termine del primo quarto in lunetta Giancarlo Ferrero che ha il 68% di stagione dalla lunetta. Giancarlo Ferrero, nativo di Bra, sbaglia il primo libero corto. Andiamo il secondo di Ferrero. Parte la palla, questo è preciso, primo punto a referto per Ferrero, riporta Varese a più 3, 27 a 24, attacca John Axel Gudmundsson, vuole il blocco, glielo porta alto Totè. Gudmundsson fuori per Mazzola, difesa individuale di Varese, al tiro da 3, Mazzola mette la tripla, il nativo di Ferrara quest'anno di triple a Pesaro ne ha messe parecchie, pareggia le sorti dell'incontro sul 27 a 27 a 20. 1 secondi dal termine del primo quarto, attacca Di Nicolao, è chiuso da Visconti, torna a palleggiare quasi a centrocampo, tiro da lunghissima di Varese, sbagliato, rimbalzo di Gudmundsson che cerca di dare velocità anche se Repesia vuole un tiro solo e un'azione solo, mancano 6 secondi al termine del primo quarto, Gudmundsson girovolta, il scarico per Delfino, ha fatto una discreta confusione in questa azione, Gudmundsson succede quando ha in mente un'idea meravigliosa, vedete, girovolta, poi va a chiudere bene per Varese Owens, oscura la vallata e Gudmundsson dice a questo punto non so più cosa fare, tira la palla fuori, 9 decimi da giocare, tira da 25 metri la squadra di Varese, non entra ovviamente, quindi 27 pari il primo quarto di gioco, 27 a 27. La Cardegna Prosciutto Basket Pesaro saluta i collaboratori e i clienti di Banca di Pesaro presenti oggi alla Vita in Frigo. Benvenuti! Amici della Vita in Frigo Arena, vogliamo sentire tutta l'energia del pubblico di Pesaro. Vedete il pubblico che accompagna da sempre qui alla Vitrifrigo Arena, squadra della Carpegna Prosciutti. Allora io vi ricordo un po' di appuntamenti in onda su Eleven Sport in questa settimana tra il 13 e il 14, 15 e il 16, settimana pienissima per Eurocup. Ci sarà la partita tra Trento e Hamburg Towers per la Champions, Sassari contro Bourgogne per l'Eurolega il 13 dicembre, Milano contro il Maccabi di Tel Aviv. Poi il 14 dicembre questi tre appuntamenti per l'Eurocup, Olimpia Lubiana contro Brescia, Juventù Badalona contro Venezia e di Eurolega la partita tra Bologna e Alba Berlino. Il 15 dicembre Stella Rossa contro Milano per Eurolega ovviamente e poi il 16 dicembre si chiude con un'altra partita di Eurolega da Bologna tra la Virtus e il Maccabi, insomma tutti appuntamenti veramente succolenti, mentre avete visto le statistiche del primo tempo, ma quella più importante è quella del punteggio, 27 pari dall'inizio della partita che vi diciamo e ripetiamo che sarà una partita equilibratissima tra Pesaro e Varese, questa decima di andata del massimo campionato di basket, ed è così, 27 pari e come era prevedibile punteggi altissimi tra la prima e la seconda per punti segnati in stagione, e infatti 27 a 27 nei primi 10 minuti è già un punteggio molto alto. Si riparte, il possesso alternato della Freccia dice che il primo pallone del secondo quarto lo giocherà Varese da centrocampo, è pronto ad effettuare l'incipit del secondo quarto Giancarlo Ferrero, effettua la rimessa al pallone per Ross, fronteggia Gudmundsson, Ross per Owens, ancora Ross, si fa vedere Brown, Brown per Ross, ancora Brown al tiro da lunghissima distanza, va la tripla, Varese veramente impressionante nel tiro da tre, sta segnando da ogni posizione, molto precisa la squadra, questo è il primo canestro di Markel Brown ed è il più pesante possibile, 30-27, palla per Delfino che si butta dentro, appoggia la tabella, entrata in stile vecchi tempi per Carlitos Delfino, bruciando la difesa varesina sul primo passo, pallone per Colby Ross, forse contatto falloso di lui, palla al tiro da tre per Varese, sbagliato, rimbalzo di Visconti che apre subito per Gudmundsson, l'islandese per Visconti, ancora per Delfino, per
John Axel Gudmundsson, che da quattro partite sta sostituendo l'infortunato Tambone. Palla fuori per Mazzola, per Visconti, da tre non va, rimbalzo di Varese recuperato da Owens, che la dà subito a Brown, ancora Owens, end off per Librizzi, Librizzi contro Mazzola, si butta dentro, intercetta per un attimo Ross, c'è una Tonnara lì al centro dell'area, recupera palla Pesaro, palla per Delfino che tira da tre, non va, rimbalzo è di Varese. La differenza tra Pesaro e Varese, che Varese è molto preciso nel tiro pesante, Pesaro al momento no, nel tiro da tre Pesaro ha 2 su 6, mentre Varese ha 6 su 12. Come percentuali non sono molto distanti, il fatto è che Varese invece ha tirato molto di più e quindi fatalmente ha segnato più punti dalla lunga distanza. Bellissima palla per Owens che da sotto deposita, veramente visto con il terzo occhio il taglio di Owens al centro area da Ross. 32-29, più 3 per Varese, 8-24 da giocare nel file di Pesaro, esce Visconti e torna Haralan Populos. Il greco davanti alla nostra postazione viene a effettuare la rimessa a Roland Popolo per Gudmundsson. Si gioca da 1:40 qua alla Vittorio Frigo Arena davanti a 5.000 spettatori, questa decima di campionato tra Pesaro e Varese, la 140esima della storia, pensate se è una classicissima questa tra Pesaro e Varese. Totè, ancora un mismatch, questa volta però Cincischia col pallone, recupera palla Varese, la gioca Brown. Brown fronteggia su Harlan Popolos, bella finta, gli va via, segna, subisce fallo. E per Brown questo è il quinto punto, si è svegliato improvvisamente Markel Brown, ha messo prima una tripla e adesso questa bella canestro, eludendo con una bella finta la difesa di Harlan Popolos, prendendo sia il canestro che anche il fallo. E quindi tiro libero, end one. Il basket non si ferma, come avete appena visto in questo mese di dicembre su Eleven, il basket non si ferma praticamente mai. La campagna lanciata da Lega Basket e dai suoi club insieme a Eleven in front ha come obiettivo proprio quello di sottolineare che lo spettacolo del basket nei campionati nazionali non solo non conoscerà tregua. A tal proposito, la prossima settimana darà particolare testimonianza a questo messaggio, perché su Eleven in arrivo il doppio turno di Eurolega con la 13ª-14ª giornata che si svolgeranno tra martedì e venerdì. L'ottava di Eurocup e come al solito la Basketball Champions League stavolta con l'impegno della Dinamo Sassari. Ovviamente nel prossimo weekend tornerà la Serie A Unipol Sai con le partite dell'11ª giornata, come sempre tutte 8 live su Eleven Sport, in totale 37 eventi in 6 giorni di grande basket, 17 di questi con commento in italiano, tra cui il big match di Eurolega tra Partizan e Anadolu Efes. Le partite ve le ho elencate precedentemente, quindi già sapete tutto. In lunetta per il tiro libero aggiuntivo, Brown lo sbaglia, rimbalzo di non so, ve lo dirò tra poco, perché contesa tra tre giocatori, salto a due, non c'è più, c'è palla contesa, non siamo in Eurolega quindi non c'è il salto a due, c'è la palla contesa, la freccia dice Pesaro. 34-29 per Varese che sta tentando la prima mini fuga della partita, rimessa di Delfino, palla per Gudmundsson, falli di squadra 2 fischiati a Pesaro, 0 a Varese in questo inizio di secondo quarto, palla per John Axel Gudmundsson, si ferma dai 4 metri, palla toccata col piede da Owens che siccome non è Bonucci non si può fare, quindi la rimessa sarà in attacco ancora per Pesaro con 14 secondi da giocare. Cambio per Pesaro, torna Davide Moretti che ha avuto un inizio un po' difficile contro Ross ed esce Gudmundsson. Rimessa dal fondo per Pesaro, se ne incarica
Carlitos Delfino, la sua seconda partita della stagione dopo quella di domenica scorsa contro Trento. Recupera incredibilmente la palla Owens, ma non riesce a salvarla definitivamente. Palla per Moretti, fuori per Haralampopoulos, il tiro da tre non va, Pesaro sbaglia da tre. Tanti tentativi in questo primo tempo della partita. Palla adesso in angolo per Woldetensi che si butta dentro, torna fuori con un crossover veramente spacca caviglie, ma non riesce a liberarsi del suo avversario. Palla adesso per Haralampopoulos, per Delfino. Delfino punta su Ross, Delfino una girovolta, lo scarico per Mazzola, per Moretti che tira da tre, la tripla di Davide Moretti. È il primo canestro per Davide, il più pesante possibile, riporta Pesaro a meno 2, 34 a 32. Ross per Brown. Brown attende che si avvicini qualcuno dei suoi giocatori, marcato da Citam. Brown ancora si butta dentro, lo scarico fuori per il tiro dalla lunga distanza, sbagliato questa volta da parte di Owens. Citam da tre, da distanza siderale, la tripla, ma da dove ha tirato Citam? Veramente dal parcheggio della Vitrifrigo Arena. Porta avanti Pesaro dopo non so quanto, 35-34, rimbalzo sul tiro pesante di Ross, sbagliato, catturato da Delfino. Delfino supera la metà campo, Citam in post basso, chiede la palla in trasa agonistica. Citam dopo quella tripla da 10 metri, tira cadendo indietro, sbaglia, rimbalzo è di Owens per Ross che già da quest'altra parte in grandissima velocità, lo scarico per Woldetensi che da sotto va a subire il netto fallo di Mazzola. Un paio di giocatori di Varese chiedono il fallo antisportivo. Mazzola fallo, ha giocato il pallone in modo sicuramente pesante, però ha giocato il pallone. Primo fallo. Diciamo che non è andato a fare tanti complimenti Mazzola in questo caso, diciamo che non ha voluto che segnasse il canestro Woldetensi con il possibile 2-1 delle file di Varese. Torna Johnson ed esce Ferrero, il lunetta con numero 8 Woldetensi. Due tiri liberi per lui, nativo di Bologna, in lunetta al 71%, grande scoperta di questo inizio stagione. Woldetensi ha anche avuto la convocazione in nazionale. Woldetensi sbaglia il primo libero, resta a tre punti segnati, vediamo il secondo. Scorso anno ha giocato a Chieti in A2, prima è stato a giocare con i Virginia Cavaliers, quindi un'esperienza americana anche per questo interessantissimo ragazzo del 98. Rezza il secondo libero, Woldetensi va a 4 punti personali, vedete, con 1 su 2 nei liberi. 35 pari, attacca Moretti, tira da 3, non va a corto sul primo ferro, rimbalzo facile di Owens. Ross, Colby Ross contro Moretti, Colby Ross sciabolata dall'altra parte per il tiro da pesante, sbagliato da parte di Brown, la palla per Pesaro. Haralampopoulos, il greco, serve Mazzola che arriva a rimorchio da questi a Delfino. Delfino si butta dentro, tiro in semigancio, sbagliato, rimbalzo di Varese ancora che torna ad offendere con Jerome Johnson in velocità da quest'altra parte. Owens forse infrazione di passi non fischiata, al tiro dalla lunga distanza Woldetensi mette la tripla ed è il settimo punto per Woldetensi che riporta avanti Varese di tre punti, 35-38. Attacca Moretti, Mazzola, Haralampopoulos, blocco di Mazzola, Haralampopoulos contro Ross, c'è un mismatch, Haralampopoulos vediamo se lo sfrutta, sciabolata dall'altra parte per Delfino che tira da tre, non va, rimbalzo e di Citam in attacco, Citam al tiro da sotto con mani educatissime va a segnare il suo ottavo punto di questa serata. 4:43 da giocare nel primo tempo, ruba palla Delfino, veramente un furto con destrezza, Moretti in contropiede, Citam che va a schiacciare e per Citam è il decimo punto, 4 punti consecutivi per lui. E adesso Pesaro ha il vantaggio di una lunghezza, 39-38, ma come vedete si sta godendo di una partita divertentissima, molto bella tra Pesaro e Varese, ma i prodromi erano inevitabili tra due squadre che sono la prima e la seconda tra punti segnati, squadre abituate a giocare in up tempo, cioè sopra ritmo, totalmente in velocità, con transizioni al fulmicotone, e ne sta scaturendo come era prevedibile una partita super divertente. Siamo a 4 minuti e 37 dal termine del primo tempo, 39-38 per Pesaro, ma c'è un continuo
alternanza di punteggio. Vedete il furto con destrezza di Delfino per Moretti, che manda in contrapiede Cheatham, che schiaccia, e rivediamo ancora l'azione, passaggio perfetto di Moretti per la schiacciata di Quan Cheatham. 4:37 per concludere il primo tempo di gioco. Vedete l'assemblea attorno al coach Jasmine Repesa della Campagna Prosciutti si scioglie in questo momento. Inquadrato David Cheatham, che ha segnato prima una tripla e poi due canestri consecutivi, praticamente 7 punti uno dietro l'altro. Quan Cheatham, che viaggia a 13 di media, anche lui una delle belle pescate di Pesaro, così come Varese, che ha trovato veramente delle pepite nel mercato estivo. Si riparte, rimessa di Caruso per Ross. Ross in velocità fa tutto il campo, poi viene chiuso, palla per Walter Tennessee, chiuso da Mazzola, fuori per Johnson, che però va a pestare la linea laterale. L'arbitro Galasso lo vede correttamente, effettivamente la cosa è successa a 3 metri da noi, e Johnson, per spingersi, come sempre accade in quei casi, qui l'azione già non si vede più, perché lui, per spingersi, mentre prende il pallone, va col piede fuori. Io sono uno di quelli che dicono che il campo va allargato, ma questo lo dico ormai da tantissimi anni, perché veramente soprattutto sul quel punto lì dove ha tirato Cheatham e Johnson, veramente ci sono, vabbè, se uno ha i piedi un po' lunghi praticamente non riesce a tirare, perché non è possibile. Secondo me lì va allargato assolutamente il campo, basterebbe mezzo metro, non tantissimo, eh. A tiro la lunghissima sbaglia questa volta Cheatham, rimbalzo facile di Walter Tennessee. Walter Tennessee si butta dentro, l'intercetto è di un giocatore pesarese, ma la palla dopo una parabola termina nelle mani ancora di Johnson, che va al tiro da lunga distanza, recupera ancora Walter Tennessee, che però la dà involontariamente a Moretti, quindi torna in possesso della palla la Vittoria Libertas. Moretti dice: non c'è nessuno che mi marca, e loro tirano da tre, la tripla di Davide Moretti, ed è il più 4 per Pesaro, 42-38. Colby Ross per Varese, c'è un fischio, fallo in attacco di Johnson su Rachman, che aveva preso posizione, almeno così sostiene l'arbitro Galasso, che va a... no, questo è Balzano, no, Galasso, Galasso di Siena, che dice che è fallo. Non so se abbiamo un replay che ci aiuta, c'è stato uno scontro proprio sul gomito dei tiri liberi e dell'area dove i due si sono scontrati. Vediamo, sì, c'è stato, sì, un frontale praticamente, è stato un frontale tra i due giocatori. L'arbitro dice che è fallo di Johnson. Attacca Pesaro, pallone per Rachman, Rachman si butta dentro, subisce il fallo forse mentre tirava, vediamo se Rossi decide per la contemporaneità di azione di tiro, sì, di tiri liberi, quindi Rachman va in lunetta. Rachman, diciamo che furbescamente, appena sente il contatto, butta sul pallone, gli arbitri dicono che era fase di tiro. Adesso c'è un cambio che Rossi chiede di effettuare, che prima era stato accennato, poi non veniva fatto, adesso viene eseguito, eccolo qua, esce Brown ed entra De Nicolao per Varese. Eccolo qua, si sistema già subito sul cubo di cambio, quindi non ha intenzione di stare fuori tantissimo, probabilmente solo per questa azione di difensiva. Rachman in lunetta, finora ha segnato 4 punti, lui al 78% dalla lunetta, realizza il primo, quinto punto per Mohamed Ali Abdul Rachman, miglior marcatore del campionato fino a questo momento, cioè dopo 9 giornate. Rachman ancora dalla linea, mette anche questo, 6 punti per lui, e Pesaro adesso ha il più 6, 44-38, ma è una partita che sembra non avere padroni, perché c'è un grande equilibrio tra le due formazioni. Palla adesso per Jaron Johnson contro Mazzola. Jaron Johnson, micidiale finora, ha segnato 13 punti nei primi 7 minuti della partita. Palla per Ross, Ross è liberissimo da 3, si libera tutta l'area di tiro pesarese. Ross non può non tirare, ma sbaglia anche il pallone per Moretti. Chiede palla in post basso, Cheatham la riceve, c'è il mismatch a suo favore, vediamo se lo sfrutta. Palla fuori a Moretti, che tira da tre ancora, tripla Davide Moretti, 9 punti. Davide,
dopo il pessimo avvio è tornato in campo, ha messo tre triple una dietro l'altra, 9 punti per Davide. Palla per Ross per il tiro da lunghissima distanza, questa volta sbagliato da parte di Waldetensee. Palla per Pesaro con Rachman che cerca di dare velocità, ma Varese è tornata già tutta in difesa. Rachman allora si butta dentro, il tiro da sotto, l'errore, rimbalzo è di Citam che subisce il fallo. Avevano chiuso in tre su Quan Citam. Pesaro con la tripla di poco fa di Moretti, allungato a 9 lunghezze il proprio margine favorevole, 47-38. Secondo fallo, cambio per John Mattis. Cambio per Varese, vi dicevo che sarebbe stato poco in panchina Brown, infatti esce Brown e torna Ross. Rimessa dal fondo per Pesaro, non ci sono ovviamente tiri liberi, le due squadre sono a 3 falli di squadra per ognuna per il conteggio del bonus di questo quarto, quindi niente tiri liberi ancora. Palla per Davide Moretti, riceve Rachman al tiro da 3, Rachman la tripla di Abdul Rachman, 9 punti per Mohamed Ali, Abdul Rachman per Mars come lui vuol farsi chiamare. E adesso Pesaro sta effettuando un break piuttosto importante, 50-38 più 12, ho detto tutto il pubblico della Vitrifrigo Arena in piedi per sostenere e sottolineare questo momento favorevole alla squadra pesarese. Tutto questo a 2-19 dal termine del primo tempo prima dell'intervallo lungo, punteggio 50-38, ha avuto un break piuttosto importante Pesaro, sospinto soprattutto dalle triple di Moretti e di Rachman. Qui vedete negli highlights mandati puntualmente dalla nostra regia la tripla di Moretti e questa è quella di Rachman di poc'anzi, un solo cotone veramente di pregevole fattura. Rachman a 9 punti personali, così come Moretti 9, miglior marcatore di Pesaro e Citam con 10, poi c'è Aaron Popolos con 8. Per quanto riguarda Varese, sugli scudi l'inizio di partita di Jaron Johnson che ha segnato 13 punti in 7 minuti, poi ci sono i 7 di Waldetensee, 5 di Markel Brown, ancora un totale della Vitrifrigo Arena, tutto il primo e il secondo anello contengono 5.000 spettatori e sono 5.000 questa sera. Sulla parte sinistra non inquadrati ci sono anche i tifosi varesini, gli arditi e gli assenti presenti che sono qui circa 30 unità per seguire la loro squadra che sta avendo un inizio di campionato veramente molto molto confortante. Vedete Davide Moretti, la regia da 11 punti, ma Davide Moretti ne ha 9, anche il tabellone mi conforta in questo, però magari è una cosa da verificare. Attacca Varese con De Nicolao, palla per Brown, Brown per Waldetensee, ancora per Brown che tira da lunghissima distanza, la tripla di Brown, 8 punti per lui. Varese ha messo finora 8 triple contro le 7 di Pesaro. Attacca Moretti, blocco di Mazzola, alto Mazzola, riceve il pallone ancora, aspetta il taglio di Rachman, si apre tutta la difesa varesina, grande taglio di Rachman, grande pallone schiacciato a terra da Mazzola. Pesaro che torna più 11, attacca adesso Johnson al tiro da lunghissima distanza, non va, rimbalzo di Haralan Popolos che tiene alto il pallone correttamente, supera la metà campo, Haralan Popolos si butta dall'altra parte, il fischio dell'arbitro, fallo, no, la palla per Varese, non sappiamo sinceramente cosa è successo, era un po' posto, ha tirato in hesitation perché ha visto aprirsi la difesa, vedete qui si apre la difesa, lui dice quasi quasi tiro, sbaglia, poi quando riprende il pallone Haralampopoulos era fuori coi piedi, quindi correttamente gli arbitri danno la rimessa a Varese. Nelle file di Pesaro esce Rachman, torna Gudmundsson, quindi regia a quattro mani per Pesaro con Moretti e Gudmundsson in cabina di regia. Palla per De Nicolao, De Nicolao per il tiro da lunghissima distanza e la tripla ancora di Brown, due triple consecutive per Markel Brown, riportano Varese a meno 8, 1-12 da giocare. Attacca Moretti, palla fuori per Mazzola, Mazzola per Moretti, libero da 3, tira di nuovo, mette ancora la tripla Davide Moretti, 4-3, 12, 4 triple di Davide Moretti in sequenza. Adesso De Nicolao va a sbracciare sull'addome di Gudmundsson nel tentativo di trovarsi un varco e ovviamente commette fallo di sfondamento.
Gli arbitri sono al tavolo adesso, probabilmente ci sarà un time out. Vedo che tutta la squadra di Pesaro è fuori dalla panchina, evidentemente c'è un time out. Ah sì, si verificava se il tiro da tre punti precedente di Brown fosse da tre o no, ed è da tre, e quindi viene confermata la tripla di Brown, 11 punti per lui, e c'è time out adesso qui alla Vitrifrigo Arena, mentre il coach di Varese ne approfitta per parlare con Galasso in merito agli ultimi, all'ultimo fischio, a quello sfondamento poco fa, e Rossi spiega correttamente al coach di Varese che c'è stato contatto tra la spalla dell'attaccante e il petto del difensore, e quindi in base alla regolamentazione più consolidata a livello arbitrale è sfondamento sempre, anche se il difensore si muove lateralmente, l'importante è che il difensore non si muova in avanti. Avete visto velocemente i tabellini dei punti segnati dalle due formazioni, questa è una delle triple di Moretti che ne ha messe 4 finora, aveva iniziato la partita in modo freddissimo, poi ha messo 4 triple una dietro l'altra per 12 punti, questa è un'altra di quelle, Moretti viene dimenticato completamente dalla difesa varesina, dice ma sai quasi quasi io tirerei, qua invece più marcato, ma Moretti trova ugualmente il tiro pesante, figlio di Paolo è in partita, is in the house questa sera. È inquadrato proprio dalla regia, 55 a 44, Davidino Moretti, nativo di Bologna nel 98, così come Walter Tensi, anche lui nativo nel 98 a Bologna. La rimessa a centrocampo per la squadra di Varese sul punteggio di 55 Pesaro, anzi rimessa dal fondo per Pesaro sul 55 a 44, palla per Haralampopoulos. Siamo entrati da alcuni secondi nell'ultimo minuto del primo tempo, palla per Moretti, Moretti ancora, palla per Mazzola, per Haralampopoulos, c'è il mismatch di nuovo contro De Nicolao, vediamo se il greco lo sfrutta, sì, si butta dentro, segna e subisce fallo. Si è trovata molto spesso Pesaro in vantaggio di centimetri, in mismatch contro i difensori varesini, sono stati praticamente sempre sfruttati in modo metodico. Anche questa volta Haralampopoulos, che vede che c'è De Nicolao alle sue spalle, ovviamente cosa deve fare? Lo porta vicino a canestro, segna il canestro, c'è anche Endoane nelle file di Varese, esce De Nicolao ed entra di nuovo Librizzi. Vassilis Haralampopoulos in lunetta all'85% in stagione, in precedenza ha fatto 3 su 3. Questo lo sbaglia fatalmente, il rimbalzo preso in attacco da Mazzola. Palla per Gudmundsson, ultimi 32 secondi del primo tempo, Gudmundsson ancora, si butta dentro, lo scarico per Mazzola che voglia tirare da tre, poi tira da più vicino e segna, e per Valerio Mazzola il quinto punto messo a referto. Pesaro che va al massimo vantaggio, più 15, 59-44, ultimi 16 secondi del primo tempo, la gioca Librizzi, ovviamente il coach di Varese ha detto andiamo noi all'ultimo tiro del primo tempo, commette fallo su di lui Mazzola, può farlo intelligentemente perché non esaurisce il bonus, non va in lunetta Varese, esaurisce il bonus, ma il quarto, quindi fa perdere tempo all'attacco varesino. Adesso mancano 8 secondi e 2 decimi al termine del primo tempo, 5-9 a 4-4, più 15 per la squadra pesarese. Palla per Jaron Johnson che si butta dentro al tiro da sotto, stoppato, la palla finisce fuori, la rimessa sarà ancora per Varese. Bella chiusura in stereofonia di Citamehe di Haralampopoulos sulla penetrazione di Johnson, rimessa dal fondo, viene ad effettuarla davanti alla nostra postazione Markel Brown. 4.5 da giocare, Brown fuori per Owens che tira da lunghissima distanza, non va, il rimbalzo catturato ad Haralampopoulos, ma in contemporanea con la fine del primo tempo che si chiude con il vantaggio abbastanza valutabile e importante di Pesaro, che ha effettuato il break nella seconda parte del secondo quarto e va al riposo avanti di 15 punti, quindi 59 a 44. Adesso sentiamo le interviste della nostra amica Giulia.
Al di là del vantaggio nel secondo quarto, comunque Pesaro si è presa in mano la partita anche evitando il gioco veloce di Varese. Vediamo che ne pensa e soprattutto se può essere la chiave. In the second quarter you decided to take the rhythm of the game despite the score, and then I want to think, do you think this could be the key to stopping Varese like that? Oh man, Varese is the highest scoring team in the league. You see, they have 44 points already at halftime. So I think just us staying into our offensive rhythm, but most importantly, getting back on defense, because they're a really good, high-paced transition team. I think that's going to be in the key in the second half. Thank you so much, Vinny. Grazie, grazie. Tito Citam a dire soprattutto, ripetere che è importante che si continui e non si molli qua, si continui anche nel secondo tempo a giocare con la stessa intensità con la quale si è giocato la seconda parte del secondo quarto. Citam, uno dei protagonisti di questo primo quarto, primo tempo per la squadra pesarese, ha segnato 10 punti, ha messo metto fuori fino in cascina con i rimbalzi, come al solito difesa molto molto importante da parte di Citam, che assieme a Karlan Popolo sono giocatori che non hanno bottini fantastici, però si fanno sentire molto più nel lavoro continuo che fanno in difesa sugli avversari. Il primo tempo, dicevo, si chiude con il vantaggio di Pesaro per 59-44, mentre qua rivediamo il replay, anche un'azione di grande spettacolarità. Vedete questo canestro di Kravic, che è stato il primo di Pesaro in questa partita. Johnson, che cadendo lì dietro va a realizzare questo canestro. Veramente una partita molto molto divertente. Varese ha tentato anche la fuga andando avanti di 6 punti, poi Pesaro nella seconda parte del secondo quarto ha ingranato veramente una marcia superiore grazie al Davide Moretti, a Citam, a Rachman, a Karlan Popoulos, che hanno segnato con buona continuità, riuscendo a limitare a solamente 17 punti il bottino del secondo quarto di Varese, sicuramente sotto media in questo quarto, mentre in totale ha segnato 44 punti, che sono comunque tantissimi. Ricordiamo che Varese segna mediamente 91.9 punti a partita ed è la prima in questa classifica speciale. È anche una squadra che però in modo abbastanza normale ne subisce tanti, perché una squadra quando si impegna molto in attacco poi può capitare che giocando in grande velocità lasci varchi in difesa, come è successo ad esempio in questo primo tempo, tanto che Pesaro va al riposo con aver segnato quasi 60 punti. Allora continuiamo a vedere il replay mandato in onda da parte della regia. Nel frattempo ci vengono servite le statistiche. Pesaro al tiro da 2, dunque aspettate, al tiro da 3 8 su 16, al tiro da 2 11 su 17, quindi percentuali veramente molto alte per Pesaro, messa a posto soprattutto nella seconda parte del secondo quarto. Per quanto riguarda Varese, al tiro da 3 9 su 24 e al tiro da 2 5 su 7. I rimbalzi sono 23 catturati da Pesaro, 17 da Varese, palle perse Pesaro 4, Varese 9, mentre vengono presentati, vedete al centro del campo, i ragazzini del giovanili della Vittoria Libertas Pesaro. Le squadre sono nello spogliatoio da alcuni minuti, noi ci sentiamo tra poco per la ripresa su Eleven Sport. Cesare Pozzolesi, Nicolo Ferretti, Giovanni Lanci, Giovanni Calisti, Francesco Gemma, Alessandro Pagnini, Diego Antoniozzi, David Cornes, Michelangelo Amatori, Daniele Sambucchi, Raffaele Savonterri, Nicola Spalassone, Nicolo Tragomagni e Alessandro Mazzoli. Dirigente Stefano Conti, preparatore Eliano Crovellini, l'assistente Mattia Costa e Fabio Mancini, il capo allenatore Paolo Gambini. Eccoli qua anche per loro l'applauso del pubblico di Pesaro. E concludiamo con il 19, facciamo l'applauso per Matteo Di Francesco, eccoli qua anche loro, Luca Aloi, Leonardo Tombari, Elias Garzini, Francesco Siepi, Giovanni Chiselli, Mattia Colotti, Giovanni Savic, Ottavio Paletto, Pietro Savic, Mattia Grimaldi, Umberto Stazzonelli,
Leonardo frega e Mamadou tira. Gli accompagna per il centro di Agnetti, preparatore sempre Piero Grudelini, assistenti Mattia Costa e Paolo Tardini e il capo reattore responsabile Giovanni Luminati. Signori e signori, vi chiedo ancora un grandissimo applauso per questi ragazzi, per il loro sorriso, guardatevi. Oggi sono particolarmente emozionati perché godersi l'applauso del Frigo Arena è un'emozione unica. Ragazzi, a tutti quanti voi, in bocca al lupo, godetevi questo bellissimo applauso, i prossimi mesi, i prossimi anni di questa bellissima passione che si chiama pallacanestro. E grazie a tutti i dirigenti, gli accompagnatori, agli allenatori, capo allenatori, grazie per il grande lavoro che fate ogni giorno con loro. Ancora una volta, grazie, un applauso e a tutti i Frigo Arena. Vedo Luca, ancora uno schiaccione, una mano da parte di Thompson. Splendida per Cordinie, una magia. Grazie mille, complimenti per aver partecipato a questa bellissima iniziativa.
Ecco il punteggio fissato dalla grafica, 59 a 44 al termine del primo tempo, quindi all'inizio del secondo. Il primo pallone del terzo quarto, quindi del secondo tempo, verrà controllato a centrocampo dalla squadra lombarda. Vedete i parziali dei due quarti: primo totale equilibrio 27 pari, secondo quarto invece 32 a 17. Pesaro nella seconda parte del secondo quarto veramente messo una marcia superiore, trovando molte conclusioni vincente da oltre l'arco, soprattutto con Davide Moretti che ha messo 4 triple consecutivamente. Si riparte allora, quintetto iniziale per Varese: Walde, Tensio, Ross, Owens, Brown e Johnson. Per quanto riguarda Pesaro, Moretti, Chitam, Harlan Popolos, Rachman e Kravic. Si può ripartire allora, allacciate le cinture di sicurezza, fasten seat belt. Si parte per il secondo tempo di questa decima di andata del massimo campionato di basket su Eleven Sport. La entrata subito di Ross, state vedendo una classicissima del basket italiano, veramente una partita tra Pesaro e Varese, uno scontro che veramente affonda le radici nel grande basket anche del passato. Pensate che questa è la 140esima sfida tra Pesaro e Varese. Il lunetta Ross, primo tiro libero, entra ed è il quinto punto della sua partita. Ross dalla linea della carità al 76% in stagione. Secondo libero per Colby Ross, preciso anche questo, solo Cotone, 6 punti per Colby Ross, riporta Varese a meno 13, attacca Moretti, Moretti contro Ross, si fa vedere, sale a ricevere il pallone Rachman, end off per Haralan Popolos, ancora Haralan Popolos, palla per Moretti, Moretti contro Ross, Moretti, Moretti cerca la penetrazione, crossover, si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo in attacco di Kravic che la dà a Chitam per una nuova azione attacco di Pesaro. Chitam da tre ancora, sbaglia, rimbalzo di Rachman, finisce la palla fuori, la tocca per ultimo Walde Tensie, e quindi la rimessa sarà per Pesaro in attacco, anche se sinceramente sembra che forse l'ultimo tocco, vedete, forse l'ultimo è di Rachman. Forse, sarebbe da vedere un po' meglio. Rimessa di Pesaro, palla Haralan Popolos per Kravic, Kravic a Rachman, ancora per Chitam, in post basso la riceve Haralan Popolos che ha il mismatch con Ross, la dà allora a Kravic che riapre fuori per il tiro pesante di Moretti che è ancora nel mood giusto, 15 punti per Davide Moretti e Pesaro va a un nuovo massimo vantaggio, più 16, 62 a 46, mentre c'è un fischio, devo dire la verità, mi è sfuggito quello che è successo, confesso, infrazione di campo probabilmente, ma stavo guardando le statistiche e chiedo perdono, mentre qui rivedete il replay di Haralan Popolos che la scarica a Kravic, a sua volta la dà a Moretti che trova il piazzatone ed è il quinto della sua partita, 5 per 3, 15 per il figlio di Paolo. Attacca ancora Davide Moretti, Moretti contro Walde Tensie, al tiro cadendo all'indietro, beh, è totalmente in trance agonistica Davide Moretti, 17 punti per lui, adesso c'è la palla fuori, dice l'arbitro, toccata per ultimo da un giocatore pesarese, per la precisione da Rachman, quindi la rimessa sarà per Varese davanti alla nostra postazione, più 18 per Pesaro, massimo vantaggio ulteriormente toccato, mentre c'è un richiesta probabilmente di challenge, vediamo. Challenge chiesto da Repeja su questa rimessa da fondo campo per vedere se è di Pesaro o di Varese. L'arbitro è andato a Varese, vediamo se il replay ci aiuta per capire. Rachman ha continuativamente detto che per ultimo non ha toccato lui, forse Rachman sicuramente la tocca, però forse per ultimo la accompagna Ross, però ovviamente gli arbitri sono quelli
designati per decidere su questo contatto che da questa inquadratura non è facilissimo da vedere, sinceramente non è facilissimo da vedere, però la rimessa viene data a Pesaro, quindi evidentemente gli arbitri che hanno delle inquadrature, delle immagini diverse da quelle che abbiamo visto noi, hanno visto per il tocco per ultimo di Ross, e quindi palla per Pesaro, quindi Rachman evidentemente aveva visto bene, era convinto nel confessare la sua innocenza. Rimessa di Haralan Populos, palla per Rachman, Rachman contro Woldetensi, Rachman va a palleggiare più centralmente, poi alza la parabola, sbaglia sul rimbalzo alla meglio Johnson, Johnson supera la metà campo in velocità, più 18 per Pesaro che sta tentando la fuga decisiva, il tiro da lunghissima distanza, Johnson mette la tripla, Johnson ricomincia da dove ci aveva lasciato al termine del primo quarto, aveva messo 13 punti nei primi 7 minuti, poi nel secondo quarto 0 e adesso ricomincia, 16 per lui. Palla per Moretti, Moretti ancora, fischio dell'arbitro, fallo, è preso un colpo Rossi in questa azione, contatto con Cheatham, non hanno fischiato il fallo, hanno solo fermato il gioco perché c'è stato questo, vedete, ecco sì, è inevitabile, sì, è assolutamente involontario Cheatham nel girarsi, colpisce col gomito Rossi, i due si sono addirittura capiti subito, chiesto Cheatham scusa per il contatto con Ross, non è successo niente, si riparte, palla per Rachman, Rachman libero da tre, tira, è corto, rimbalzo e di Kravic, palla fuori per Moretti nell'angolo per Rachman, ancora per Haralampopoulos contro Brown, Haralampopoulos guadagna centimetri, step back, tira e segna per Haralampopoulos il 12° punto. Buona la partita di Haralampopoulos, finora anche molto produttivo in attacco. Pesaro più 17, Ross fuori per il tiro da lunga distanza di Varese che adesso sta raddrizzando veramente la mira molto bene, la terza tripla, anzi la quarta per Markel Brown, 14 punti per l'americano nativo di Alexandria. Palla per Kravic, bellissimo il gioco 2 con Moretti, due si intendono perfettamente, grande assist, il famoso backdoor tra Kravic e Moretti, si conclude con il canestro, mentre Ross va a tirare, sbaglia, rimbalzo in attacco di, per un attimo di Varese, poi alla fine la recupera Kravic perché la palla resta lì dopo aver picchiato su un piede, palla per Moretti, viene investito da Owens che stava rientrando dall'attacco, fallo di Owens per lui, è il secondo fallo, problemi di falli per Varese, 3 di Nicolao, gli altri tutti 2, no, anche Ross ne ha 3, per quanto riguarda Pesaro nessun giocatore ha 3 falli, al massimo 2. Rimessa davanti la panchina di Varese, la effettua Moretti, Moretti per Kravic, ancora per Cheatham, Cheatham per Moretti, si fa vedere tagliando sotto Haralampopoulos, ma Moretti scivola, riesce a restare in piedi, palla per Kravic che si butta dentro, girovolta, tiro, errore, rimbalzo di Owens che la dà a Johnson che imposta una nuova azione d'attacco per Varese sul meno 16, Johnson si libera di due avversari, poi riesce a darla a Owens che tira da lunga distanza, fallo sul tiro da tre, anzi è Brown, fallo sul tiro da tre commesso da Cheatham, e quindi 3 tiri liberi, protesta Rachman, però mi sembra assolutamente corretta la decisione degli arbitri, sì sì nettamente, gli mette il, la mano sulla tra gomito e spalla, quindi assolutamente fallo, tiri per Brown, 3 per lui al 72% in lunetta, 15 punti per lui con questo primo libero messo a referto. Markel Brown, nativo di Alexandra in Louisiana, scorso anno ha giocato in Belgio ad Antwerp, sarebbe Anversa per noi. Altro libero che entra, 16 per Markel Brown, si avvicina a Varese adesso a meno 14, 6-8, 5-4, 6-41 al termine del terzo quarto. Mette anche questo, 17 per Brown. Attacca Pesaro, Moretti, Moretti contro Ross per Kravic, Kravic, altro taglio di Moretti, lo scarico questa volta per Cheatham che viene stoppato parzialmente da Ross che gli ha preso il tempo veramente benissimo, palla ancora per Brown, si butta dentro Brown al tiro da sotto, sbaglia, fallo di Cheatham che lo spinge da dietro. Pesaro nell'ultima azione ha trovato con difficoltà tiri di buona qualità e allora
Varese tenta di rientrare in partita, anche se nel basket, come sapete, fin quando non arriva il buzz di fine incontro non si può dire assolutamente mai niente. E Lunetta Brown con due tiri liberi continua a bucare la retina della Carpegna Prosciutto. 18 punti per Markel Brown. Se segna anche questo diventa Sima Moretti il miglior marcatore dell'incontro a quota 19. Vediamo, secondo libero di Markel Brown, entra anche questo 19, quindi anche per lui come per Moretti. Punteggio adesso 6-8, 5-7 più 11 per Pesaro, che poco fa aveva il più 18, quindi parziale di 11-4. Nel frattempo viene trovato molto bene Rachman Soto, che riporta la VL Carpegna Prosciutto a segnare. Palla per Rossi, butta dentro dall'altra parte, lo scarico fuori, il pallone però è troppo basso, non facile da controllare per Brown, anche se è lo stesso Brown che dice ho sbagliato io, dovevo prenderla meglio. E la palla si spegne sul lato davanti alla panchina pesarese presidiata da Jasmine Repesa. Palla per Pesaro, Davide Moretti supera la metà campo, Moretti ancora per Kravic, Kravic si incrocia con Rachman, la palla però è per Cita, ma adesso è per Rachman. Rachman ancora, libero da tre, tira da tre, non va, rimbalzo di Varese. Pesaro sta in questa parte della partita trovando con difficoltà il tiro da lunga distanza. Brown invece no, non ha nessuna difficoltà, trova ancora una tripla, 22 per Markel Brown, miglior marcatore della partita. Adesso veramente molto bene Markel Brown, 22 per lui e 16 per Johnson. E adesso Varese a meno 10, 70-60, palla per Citam, per Moretti che fa saltare l'avversario, tira da tre, va alla tripla importantissima di Davide Moretti che raggiunge a quota 22. Brown e Pesaro torna a più 13, 7-3, 6-6. Johnson si butta dentro, è chiuso, riapre per Ross che si trova contro Karlampopoulos, lo scarico fuori, ancora il tiro da tre, non va questa volta, il rimbalzo e fischio dell'arbitro, fallo dell'attacco. Fallo dell'attacco commesso da Caruso, se non ho interpretato male la segnalazione di Rossi al tavolo. Sì, fallo di Caruso. Nel file di Varese esce Walter Nancy, torna De Nicolao. Più 13 per la Carpegna Prosciutto. Vediamo dal replay cosa è successo. Sì, la spinta netta su Kravic da parte di Caruso. Nelle file di Pesaro tornato anche Delfino, è tornato anche Mazzola. Ultimi 5 minuti del terzo quarto, attacca Moretti, Mazzola, Delfino, Moretti. Moretti si butta dentro, torna fuori, lo chiude Caruso, palla per Mazzola. Mazzola voglia tirare da tre, poi tira da più vicino e mette un canestro di buona fattura dai 4 metri per Valerio Mazzola, il settimo punto messo a referto. Palla per Ross, Ross che la dà a Johnson, tira da tre, Johnson realizza ancora. Johnson, vedete che ritrova il tiro anche lui, 19 punti anche per Johnson. Questa è la caratteristica della squadra di Varese, tutto fatto in velocità, cercare il tiro da tre subito. Squadra molto divertente da vedere, ovviamente. Per questo non a caso è la miglior squadra nei punti realizzati in Serie A. È una squadra che è bella da vedere, offre un basket assolutamente godibile, tutto in velocità e 100 all'ora, tanti tiri da tre, tanti tentativi. È anche la squadra che tira di più in assoluto in Serie A, e questo la porta anche ovviamente fatalmente ad avere molti punti segnati. Punteggio veramente molto alto, direi di livello NBA mi viene suggerito, 7-5-6-3 dopo due quarti e mezzo di gioco. Ma d'altra parte è fatale quando si incontrano la prima e la seconda nei punti segnati, è fatale che sia così. E quest'oggi nessuna delle due squadre ha cambiato il suo modo di pensare basket, tutto in velocità, tutto a 100 all'ora per lo spettacolo. Il pubblico, vedo in tribuna, ha il sorriso stampato in faccia, magari qui sono di Pesaro, non solo perché sono pesaresi e vedere la loro squadra avanti di 12 li rende felici, ma proprio perché è una bella partita da vedere anche a livello neutrale. Palla per Delfino, Carlito sta da Kravic, il serbo ancora per Delfino. Delfino si butta dentro, lo scarico fallo su Carlitos del quarto di squadra per Varese, che conclude così il bonus a sua disposizione. E c'è un tecnico, c'è un tecnico molto probabilmente a Johnson, sì.
e quindi adesso si va in lunetta, quindi. E fallo tecnico al 92. Sì, Johnson con questo tra l'altro commette anche il suo quarto fallo. Anche nel primo tempo Johnson era sembrato abbastanza nervoso, tant'è che il coach di Varese l'aveva tolto subito dal campo. Penso che succederà la stessa cosa anche stavolta. Lunetta Delfino, primo libero, entra per Carlitos, il terzo punto messo a referto. Vedete che Walton si sta chiamando Johnson, dice di uscire. Ovviamente Johnson quarto fallo, piuttosto nervoso anche nel primo tempo, si era innervosito molto nonostante stesse giocando una partita super. Rimessa davanti proprio al nostro tavolino di Harlan Popolo, spalla per Kravic, Kravic serve Moretti, Moretti per Mazzola, Mazzola contro Walde Densi, riceve in post basso Harlan Popolo, scontro di lui, c'è Brown, non c'è mismatch tra i due, fanno assederate tutti e due, c'è il fallo del difensore che alza l'avambraccio sulla schiena di Harlan Popolo e quindi si va in lunetta. Fallo di esperienza, diciamo, questo di Harlan Popolos, che utilizza molto, quando non tira frontalmente, utilizza molto questo gioco in post basso facendo assederate con l'avversario. Siccome la stat c'è, riesce spesso a spostare gli avversari. Harlan Popolos, il primo libero lo mette per il greco e il punto numero 13, nativo di Egaleo nel 97. Scorso hanno giocato a Venezia la Fortitudo. Realizza anche l'altro libero, 14 per Vassilis Haralampopoulos, quest'oggi molta sopramedia, segna mediamente 8.8, questa sera già a 14, butta dentro Ross, commette fallo su di lui Haralampopoulos e così anche Pesaro esaurisce il bonus, diventano 4 i falli di squadra in questo quarto, quindi dal prossimo fallo di Pesaro Varese andrà in lunetta, 3.58 da giocare nel terzo quarto, 17 secondi da giocare invece nell'azione. Rimessa di Varese, palla per Ross, Colby Ross contro Delfino, Ross ancora, esce su di lui, una difesa flash anche Harlan Popolos, Ross però se ne frega perché va a scaricare molto bene per il tiro sbagliato di De Nicolao, recupera la palla ancora Carlitos Delfino, blocco di Kravic, Carlitos Delfino, lo scarico a Harlan Popolos, ancora per Moretti. Moretti fuori per Kravic che riesce a prendere il pallone, Kravic addirittura si butta dentro, tiro in semigancio sbagliato. Dice che c'era fallo all'arbitro, ma secondo me no. Nel frattempo c'è il fallo di Delfino, adesso su Ross. Quindi andrà in lunetta Colby Ross con due tiri liberi a sua disposizione. Vedete l'accelerazione di Ross. Ci mette il braccio a mo' di passaggio a livello. Carlitos Delfino commette fallo. 3.27 al termine, più 15 per la Carpegna Prosciutto. Sull'open job Metis esce Kravic che ha un fallo e torna al suo posto Citam, in lunetta Ross, il nativo di Aurora in Colorado, nativo del 98. Lo scorso anno ha giocato a Nymburk in Repubblica Ceca. Mette il primo libero Colby Ross, 7 punti. Ancora Ross dalla linea per il secondo tentativo di questa miniserie. Parte il pallone, solo Cotone, 8 punti per Colby Ross. Più 13 Pesaro, 7-8-6-5, 3-20 da giocare. Attacca Moretti, Moretti contro Ross, eterno duello tra i due dalla prima palla. Delfino, Delfino contro De Nicolao, Delfino cerca spazio, perde palla, Delfino nel palleggio, nel dribbling, ha avuto la peggio Ross dall'altra parte, va subito a convertire segnando il suo decimo punto. Adesso 11 di vantaggio per Pesaro a 3 minuti dal termine del terzo quarto. Moretti, Moretti per Mazzola, Mazzola, Moretti libero dentro Harlan Popolos, scarica per Delfino che tira da tre, non va, è lungo, rimbalzo è di Varese, fischio dell'arbitro, fermano il gioco perché c'è a terra Brown. Sicuramente non sappiamo cosa è successo, però sembra piuttosto dolorante, si tocca il viso, si tocca il viso, la fronte. Vediamo se la regia ci aiuta con un replay mentre i giocatori si spiegano sull'accaduto. Vediamo il replay, sia nello scaricare, Moretti nello scaricare il pallone da una specie di ceffone a Brown, ovviamente fa parte del gioco, cioè era nella continuazione dell'azione, nello scaricare la palla c'era lì il viso di Brown e lo schiaffeggia su una guancia, diciamo
tutto abbastanza normale, anche gli arbitri si spiegano anche col coach di Varese su quello che è successo, quindi praticamente nulla si gioca. Palla per Varese, la gioca Ross con 11 punti da recuperare. Varese, Ross accelera contro Moretti, va Ross, si butta dentro e chiusa, allora riapre per De Nicolau, la rivuole ancora lui, quindi la gioca ancora Colby Ross, fronteggia su Citam, Colby Ross si butta dentro al tiro da sotto, al canestro, bel canestro di Colby Ross, fortemente voluto, 12 punti per lui. Adesso Varese torna ad uno svantaggio in singola cifra, più 9 per Pesaro, 7-8-6-9, Moretti si butta dentro, alza la parabola, sbaglia il pallone ancora per Varese, Pesaro nell'ultima azione ha giocato male in attacco, Ross ancora dentro per il fallo su da parte di Gudmundsson sul pari numero Caruso, e quindi si andrà in lunetta perché Pesaro ha terminato la franchigia da un paio di minuti. 2-0-5 da giocare, più 9 per Varese, con Pesaro che nell'ultima azione ha perso un po' il ritmo che aveva trovato a cavallo tra il secondo e il terzo quarto. Due tiri per Caruso. Esce Moretti, torna Rachman, Caruso due liberi, il primo non va. Caruso 1 su 2 questa sera in campionato, Caruso ha il 63%. Secondo libero di Caruso, non va nemmeno questo, rimbalzo per Pesaro, lo cattura Delfino, due brutti errori della lunetta per Guglielmo Caruso. Palla per Pesaro, Gudmundsson, si incrocia Rachman con Citam, sale a prendere il pallone proprio Rachman, sfrutta il blocco di Mazzola, Rachman chiude su di lui, Caruso si butta dentro, viene stoppato molto bene da Caruso, palla recuperata da Varese, Brown è già dall'altra parte, Brown si butta dentro, gli arbitri dicono che chiude in modo falloso Mazzola l'azione d'attacco di Brown, quindi due tiri liberi per Brown adesso, 1.40 dal termine del terzo quarto sul punteggio di 7-8-6-9. Brown avrà due tiri liberi nel file di Varese, torna Librizzi ed esce Ross, campo Varese con Librizzi, Brown, Woldetensi, De Nicolao e Caruso in lunetta, Brown con due tiri liberi, mette il primo, 23. Markel Brown, nativo di Alexandria in Louisiana, scorso anno dicevo ad Anvers in Belgio, ragazzo di 30 anni. Brown, secondo libero, preciso anche questo, 24 sigilli per lui questa sera. 7-8-7-1, 7 punti di vantaggio per Pesaro che poc'anzi ne aveva 18. Attacca Gudmundsson per Citam. Citam contro Woldetensi. Citam, fischio dell'arbitro, fallo di Woldetensi, che ha strattonato da dietro sui fianchi Citam, almeno così Michele Rossi ha mimato nello spiegare questo suo fischio. Vediamo, sì, vedete, mette la mano proprio sui fianchi, se lo tirasse, quindi ha visto bene Michele Rossi. Nelle file di Varese torna Owens ed esce Caruso, due tiri liberi per Quan Citam che finora ha messo 10 punti. Citam dalla linea della carità ha il 75%, sbaglia il primo, restano 10 sui punti personali ancora. Quan Citam, il nativo di Vallejo in California, mette il secondo, 11 punti per lui, e adesso Pesaro torna più 8, 7-9-7-1, 1 minuto e 25 da giocare nel terzo quarto. Attacca Brown, palla alta per Owens, fischio dell'arbitro, fallo di Delfino ancora, quindi di nuovo lunette in questi ultimi minuti, si sta giocando praticamente solo da lunetta la partita, da una parte e dall'altra tanti tiri liberi, questa volta il giocatore che va in lunetta il numero 22 Markel Brown, di nuovo 24 punti finora messo a segno questa sera Markel Brown, che viaggia mediamente in campionato, ve lo dico subito, e con 14.3 a partita questa sera è già a 25, visto che il primo libero l'ha messo. Altro libero per Markel Brown, solo Cotone, ed è il 26. Pesaro adesso ha solamente 6 punti di vantaggio, dicevo, su 64-46 va toccato il più 18 e poi si è fermata la Carpegna Prosciutto, attacca Gudmundsson fuori per Mazzola, per Citam,
che tira da tre, va alla tripla di Cheatham, importante in questo momento della partita, 14° di Cheatham, perché permette a Pesaro di tornare a segnare dopo tanti errori. Palla per Owens, fuori per Waldetensee che tira da tre corto, rimbalzo di Pesaro, pallone per Delfino, ultimi 42 secondi del terzo quarto. Delfino tira da tre, è cortissimo. La viene però toccata la palla, Delfino dice che era fallo, che c'erano tiri liberi, invece semplicemente è stato stoppato. Delfino, rivediamo il replay se ci aiuta. No, sembrava effettivamente sul braccio il controllo e non palla stoppata, così a occhio. Delfino protesta, tecnico. Quindi dalla palla in attacco di Pesaro andiamo ai tiri liberi per Varese. 26 per Brown, che è di nuovo in lunetta per punire il tecnico, mette anche questo, 27 per lui. Però resta la palla in attacco per Pesaro. Ovviamente dal replay dei dubbi sinceramente sul fallo li ho avuti, gli arbitri invece hanno detto che la palla era stata stoppata, ma sulla palla non era arrivato il difensore, a occhio. Rachman, rimessa dal fondo, palla per Haralampopoulos, Rachman tira da tre, non va, rimbalzo di Cheatham in attacco, quindi attacca ancora Pesaro con Cheatham che ha un mismatch su De Nicolau, tiro appoggiando la tabella, sbaglia, rimbalzo di Varese, più 8 per Pesaro, 82-74, ultimi 22 secondi del terzo quarto. Ovviamente il coach di Varese dice: tiriamo noi per l'ultima volta in questo terzo quarto, per cui congela il pallone De Nicolau. Cheatham lo fronteggia a 4 metri di distanza, De Nicolau ancora, De Nicolau va lui al tiro da tre, corto, il rimbalzo è per Gudmundsson che tira da 10 metri, non va, finisce qua il terzo quarto con la palla che è arrivata nella nostra postazione, finisce qua il terzo quarto col punteggio di 82-74 per Pesaro, tra pochissimo per il quarto quarto. Adesso c'è il piccolo intervallo tra un quarto e l'altro, vedete la regia ci manda la grafica. Tiri da due Pesaro 48%, un po' peggiorata la percentuale nel tiro da dentro il campo per Pesaro, mentre vediamo gli highlights di questo terzo quarto che ha visto la rimonta della squadra di Varese. L'open job Mattis era sprofondata fino al meno 18 sul 64-46, è arrivata fino a 6 punti, adesso ci sono 8 punti tra le due formazioni, ma questo ci fa immaginare un quarto quarto ancora molto emozionante, ancora stretto nel punteggio, perché Varese assolutamente non si è arresa, è tornata in partita, anche se gli 8 punti di vantaggio per Pesaro non sono un grande bottino, però sono sicuramente abbastanza confortanti per la squadra di Jasmine Repes. Di sicuro Pesaro deve tornare a segnare con continuità, visto che si è dimenticato di farlo per alcuni minuti, punita puntualmente dalla squadra di coach Matt Brais, che ha trovato continuità soprattutto nei canestri di Markel Brown, che è arrivato a 27 punti personali nelle file di Varese, 27 Markel Brown, 19 Jaron Johnson. Diamo uno sguardo alla situazione falli, mentre vedete che il terzo quarto si è chiuso con 7 punti di vantaggio per Varese, 30-23, situazione falli nei fili di Varese, c'è un foul trouble per Johnson che ha 4 falli, poi 3 falli per Ross Waldetensee e De Nicolau. Per quanto riguarda Pesaro, 3 falli per Rachman e 3 falli anche per Mazzola. Vediamo il primo pallone del quarto quarto, sarà per Pesaro in base al possesso determinato dalla freccia. 82-74, ora come dico sempre, fasten seat belt, allacciate le cinture di sicurezza, si parte per l'ultimo quarto di questa decima di andata del massimo campionato di basket, è la 140esima tra Pesaro e Varese. Attacca Pesaro, Gudmundsson per Mazzola, Mazzola per Cheatham, ancora per Mazzola che scarica, la palla circola molto bene per Pesaro, finisce Gudmundsson che tira sbagliando ma subendo il fallo di Librizzi. Circolato stupendamente la palla in attacco, pure troppo si potrebbe dire, in attacco per Pesaro, la palla ha fatto veramente il giro di tutti due volte, alla fine poi si è trovato Gudmundsson comunque marcato, che è andato a
accelerare e subire il fallo. Due tiri per Gudmundsson. Da Librizzi, e così Gudmundsson va in lunetta. Primo libero entra, un po' di fortuna con il rampichino sul primo ferro tabellone. E palla in fondo alla retina, Gudmundsson, secondo libero, questo è solo Cotone però, quarto punto per Gudmundsson, Pesaro più 10, 8-4, 7-4, 9-43 dal termine della partita. Fallo di Gudmundsson qui su Librizzi, si è incrociato con Librizzi e con Ross. Ha commesso fallo alla fine, chiede scusa a Gudmundsson, rimessa davanti alla nostra postazione per il numero 13, Matteo Librizzi, un fan de Pai del 2002, fan de Pai per Varese, nato a Varese. Palla per Ross, Ross accelera contro Gudmundsson, Ross ancora, palla per Owens, ancora per Ross, per Woldetensi che si butta dentro al tiro appoggiando la tabella, l'errore, rimbalzo di Cheatham che la dà subito a Rachman che accelera immediatamente, ma la difesa di Varese è già tornata tutta dietro. Palla ancora per Rachman, lo scarico per Cheatham, ancora Rachman, quasi sbagliato, anzi sbagliato il passaggio di Rachman, è stato Cheatham bravo a mantenerla. Rachman ancora si butta dentro, il tiro da sotto, appoggia la tabella ma sbaglia, il rimbalzo è di Varese con Woldetensi. Woldetensi riesce a darla a Brown che tira da distanza siderale e trova la tripla, 30 punti per Brown ed è la sua quinta tripla, sesta tripla, 30 punti per Brown. Più 7 adesso per Pesaro, attacca Gudmundsson, la chiede Cheatham in post basso contro Woldetensi, ce l'ha ancora Cheatham, Woldetensi difende forte su di lui però, Cheatham ha dei problemi, palla per Mazzola, fuori per Gudmundsson, Gudmundsson ancora, parte in palleggio, step back, al tiro da 3, non va, rimbalzo di Varese, Pesaro sta trovando grandi difficoltà adesso in attacco. Woldetensi si butta dentro, lo scarico per Librizzi che tira da 3, non va, rimbalzo di Pesaro con Cheatham. Tripla questa di Librizzi che sentrava avrebbe riaperto totalmente la partita. 8-4, 7-7, Cheatham per Delfino, Delfino per Mazzola, Mazzola per Delfino ancora, Delfino contro Owens per Mazzola che finta il tiro da 3, si butta dentro, si apre tutta la difesa varesina, Mazzola legge perfettamente lo schieramento difensivo di Varese, va a appoggiare la tabella, nono punto per lui, Pesaro più 9, 7-50 al termine dell'incontro. Palla dentro, anzi fuori adesso per Librizzi che tira da 3, questa volta mette la tripla il Librizzi, se da 2 forse, da 3, tripla. Più 6, Pesaro 8-6-80, Cheatham, Delfino, Gudmundsson accelera, lo scarico per Cheatham che tira da 3, libero, la tripla di Cheatham molto importante per Pesaro, 17 per Quan Cheatham. Partita che si mantiene godibilissima e divertentissima con gli attacchi che dominano sulle difese. Ross si butta dentro, sbaglia il passaggio, no, riesce a darla a Owens. Owens, la palla finisce ancora a Librizzi che tira da lunga distanza, sbaglia il rimbalzo di Pesaro. Palla per Gudmundsson. Vedete, le squadre non giocano col cronometro per niente, subito tutto in velocità, di qua e di là, tutto in velocità. Non si guarda mai il cronometro, mai un'azione impostata con calma. Ed è un basket molto divertente, direi in stile regular season di NBA. Questo lasciatemelo dire, perché lo spirito è proprio questo con il quale le squadre si stanno affrontando in questa partita. Nel file di Pesaro esce Delfino, che ha commesso alcuni errori, ancora non è pronto ovviamente a livello fisico, anche perché quando stai fermo 2 mesi dopo aver vinto con l'Argentina la Coppa America, ovviamente non sei pronto, soprattutto a 40 anni. Torna Moretti, palla per Abdul Rahman, fuori per Mazzola, Mazzola per Gudmundsson, l'islandese aspetta il taglio di Rachman che taglia, si butta dentro, Rachman appoggia la tabella ma sbaglia, il rimbalzo è di Woldetensi, quindi attacca ancora Varese, Varese dentro, Woldetensi al tiro da sotto, l'errore, il rimbalzo di Pesaro con Rachman che già in velocità da quest'altra parte si ferma, palla per Moretti, per Mazzola che tira da 3, la tripla di Valerio Mazzola, importantissima per Pesaro a questo punto, riporta Pesaro a più 12, ma vedete non c'è tempo di fermarsi, nemmeno di commentare, succede tutto di continuo in velocità, partita assolutamente godibile. Dall'altra parte il quarto punto in schiacciata di Tariq Owens, adesso 6 e 18 da giocare, più 10 per Pesaro, 92-82, punteggio altissimo, partita veramente che fa pensare ai 5.000 delle vitrifrigo Arena di aver speso, a prescindere da come finisce la partita, di aver speso molto bene i loro euro. Palla per Cheatham, step back, il tiro, l'errore, rimbalzo di Woldetensi,
che va molto a rimbalzo, ne ha presi veramente tantissimi. Woldetensi contro Rachman, palla per Johnson, tornato in campo con 4 falli sulla schiena. Ancora Johnson contro Cheatham, Johnson step back, il tiro da lunga distanza, l'errore, rimbalzo e fischio degli arbitri. C'è una spinta forse di Mazzola. Spinta di Mazzola, sì, dice Galasso. Quindi resta in attacco Varese. Rivediamo il replay, tiro sbagliato, poi Mazzola, sì, c'è stato un contatto. Mazzola subito dice no, è palla nostra, invece gli arbitri dicono no, al contrario. Rimessa di Ross, fallo in attacco di probabilmente di Owens, se ho capito bene. No, fallo di Brown invece. È successo tutto molto distante dalla palla, quindi è comunque così, fallo di Brown. 5.42 da giocare, più 10 per Pesaro, 9-2-8-2. Moretti, Rachman, Haralampopoulos, Moretti si butta dentro, lo scarico a Mazzola, fuori per Haralampopoulos, al tiro pesante non va, rimbalzo è di Librizzi, palla per Ross, fronteggia su Gudmundsson, Ross chiude Mazzola su di lui, palla fuori a Librizzi, a Johnson, lo chiude Haralampopoulos, Johnson si butta dentro, step back, tiro, errore, rimbalzo e di, vediamo, la palla finisce fuori, rimbalza per Pesaro perché tocca per ultimo, dice Valzani. Owens, rivediamo il replay, Johnson contro Haralampopoulos, il tiro e sì, insomma non facile da vedere, palla per Pesaro, comunque l'arbitro ha deciso così. Haralampopoulos, palla per Moretti, Moretti vuole liberarsi ma non riesce di Librizzi, allora tira da tre Mazzola, la tripla di Valerio Mazzola che sta trovando veramente dei canestri fondamentali per l'economia pesarese, riporta Pesaro con due triple a più 13, 9-8, 9-5, 8-2, a 4-52 dal termine della partita, questa decima di andata del campionato di basket di Serie A in una Vitrifrigo Arena gremita di 5.000 spettatori. Vi dicevo presenti, ci sono anche una trentina di arditi e di assenti presenti, i nuclei storici di tifo varesino. 4.52 da giocare, vedete l'assemblea attorno al coach di Varese, mentre qua rivediamo il replay di Mazzola che si butta dentro, prima trova tutto questo ben di Dio di area libera, poi Gudmundsson, lo scarico a Cheatham che trova la tripla dall'angolo. Partita giocata con un numero di triple enormi, sia realizzate che tentate. Ancora Mazzola che da una delle sue posizioni preferite, dalla tre quarti sulla sinistra, trova ancora la tripla. Mazzola, vedete che bottino di 15 punti con percorso netto, 6 su 6, 3 su 3 da 2, 3 su 3 da 3. Giocatore utile se ce n'è uno in Serie A. Mazzola, dopo tante stagioni a Venezia, è venuto a Pesaro con la mentalità giusta. È un ragazzo di 34 anni ma sta trovando a Pesaro veramente una continuità di rendimento ottimale sia in attacco che in difesa. Michele Rossi, l'arbitro di Anghiari, è pronto qua davanti a noi a far riprendere il gioco con Pesaro avanti di 13, 95-82 a 4.52 dal termine. Rimessa di De Nicolao davanti alla nostra postazione, palla per Ross. Sempre Michele Zavagnini a commentare per voi questa decima di campionato. Il tiro da distanza siderale di Varese, sbagliato, rimbalzo in attacco però è di De Nicolao che scarica per Ross, per Johnson che tira da tre, la tripla di Johnson che va al suo 22esimo punto, la sua sesta tripla. Più 10 Pesaro, 4.29. Rachman, blocco di Mazzola, Rachman lo sfrutta però dall'altra parte, adesso dalla parte giusta, ancora Rachman chiusissimo su di lui, ovviamente grande piano partita di Varese, palla Mazzola da tre ancora, sbaglia questa volta il rimbalzo di Varese, palla per Johnson, 4.09 da giocare, Ross, fischio dell'arbitro no, c'è il tiro pesante sbagliato, è caduto improvvisamente in area Caruso, ci aspettavamo un fischio, siamo distanti quindi non sappiamo cosa è successo, gli arbitri non hanno fischiato. Attacco Pesaro con Abdul Rachman, Mohamed Abdul Rachman,
scarica ancora per Moretti, ancora Abdurrahman. 3.46 da giocare, più 10 per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Step back, palla per Gudmundsson che appoggia la tabella, subisce il fallo commesso da parte di Caruso sull'accelerazione. Sì, fallo di Caruso sull'accelerazione, vediamo il replay. Palla per Gudmundsson, si butta dentro. Sì, un colpo sulla nuca, sulla testa. Infatti l'arbitro aveva fatto il segno proprio di Caruso che aveva colpito sulla testa Gudmundsson, ed il replay ha confermato completamente questa cosa qua. Buon occhio, veramente buon occhio dell'arbitro. Nelle file di Pesaro torna in panchina un ottimo Mazzola, sostituito da Kravic. Primo libero di Gudmundsson non va. 2 su 3 dalla lunetta questa sera, Gudmundsson 61% in campionato, è la sua quinta partita a sostituire Tambone, realizza questo il suo quinto punto. Pesaro più 11, 3.38 da giocare, 96-85. Ross, lo scarico fuori per Johnson. Johnson ancora, scambia con Caruso. Johnson, la palla toccata da Haralampopoulos va fuori, la rimessa sarà in attacco per Varese davanti alla panchina di Pesaro. Sentirete Jasmine Rebels a parla con Galasso a proposito di, no, con Valliani, di Martina Franca. Rimessa di De Nicolao. Ross si butta dentro, Ross contro Gudmundsson al tiro da sotto, l'errore, rimbalzo e di Varese ancora in attacco. Johnson al tiro da tre, Johnson va alla tripla di Johnson, il suo punto numero 25. Un numero enorme di triple tentate e segnate da parte delle due formazioni, non a caso il punteggio è altissimo. 3 minuti dal termine, più 8 Pesaro, 96-88, partita stupenda da vedere. Attacca Gudmundsson, si butta dentro, falla in attacco di Kravic, blocco in movimento. La palla torna a Varese, 3 minuti tondi da giocare. Vedete, gli arbitri hanno ravvisato questo movimento laterale di Kravic, fatto non in modo regolamentare, e quindi fallo di Kravic in attacco. Attacca Varese, Caruso, Ross, Brown dentro per Caruso che da sotto va a segnare, un facile canestro per lui, terzo punto in partita, primo canestro dal campo. Palla Moretti, adesso Varese a meno 6, 96-90, 2.38 da giocare. Fa vedere Rachman, riceve Abdurrahman contro Brown, Abdurrahman si butta dentro, fa saltare l'avversario, poi do una bruttissima palla a Kravic che non se l'aspettava. La palla si spegne sul fondo e la rimessa sarà per Varese con 6 punti da recuperare. 2.30 al termine. Rimessa di De Nicolao. Ross. Partita con il finale a cardiopalma, sarà da vedere fino all'ultimo secondo. Ross, Brown, lo scarico per Johnson al tiro da 3. Ancora la tripla per Johnson, 28. E la sua ottava tripla, e Varese adesso è a meno 3, 96-93. Attacca Pesaro, palla Moretti. Moretti per Haralampopoulos, per Gudmundsson, vuole il blocco di Kravic. Gudmundsson si butta dentro, lo scarico sbagliato completamente il passaggio. Palla Johnson al pallone del pareggio. Varese a 1.50 dal termine. Palla per De Nicolao che tira da tre, non va, rimbalzo di Gudmundsson che la dà subito a Moretti. Moretti in attacco, deve fermarsi, però Moretti si ferma perché è da solo praticamente contro il mondo. Moretti si butta dentro al tiro da sotto, l'errore sul tiro veramente forzatissimo a questa conclusione. Palla ancora per Varese con Ross, 1.28 al termine. Ross meno, Varese meno 3, fischio dell'arbitro, fallo della difesa di Moretti, quindi si va in lunetta con Varese. No, non si va ancora perché è il quarto di squadra, scusatemi. Incredibile questa partita, Pesaro che aveva il più 18 sulla rimonta di Varese, ha faticato tantissimo, un po' di confusione in attacco, soprattutto Varese ha cominciato con Brown e Johnson a bombardare il canestro pesarese. 1.25 al termine, così 96-93, partita incredibile, bellissima da vedere. 1.25 al termine, 15 secondi per l'attacco di Varese, tutto questo dopo il time out. Partita da punteggio altissimo,
Un paio di volte vi ho detto che è una partita che sembra essere giocata a livello di regular season NBA, con attacchi velocissimi, tiri da tre di continuo. Sono partite molto divertenti da vedere, forse appunto per i raffinatissimi della tecnica e della tattica magari non tanto, però il pubblico se la sta godendo veramente, perché è una partita molto molto godibile, molto molto divertente. 96-93 per Pesaro, ma Varese ha recuperato dal meno 18 fino ad arrivare qua al meno 3, a 1.25 dal termine, con in mano il pallone al possibile pareggio. Vedete il totale della Vitrifrigo Arena, questa è l'assemblea attorno a Jasmine Repeja per la Carpegna Prosciutto Pesaro a dargli le indicazioni per giocare queste ultime battute di gioco che saranno decisive per assegnare due punti in classifica importantissimi sia per Pesaro che per Varese in chiave Final Eight di Coppa Italia, che ricordo si giocheranno a febbraio a Torino al Pala Alpitour. Rimessa dal fondo per Varese. Tutte e due le squadre hanno finito il bonus falli. Rimessa lunga per Caruso. Passi. Perde palla in questo modo Varese. La palla torna alla Carpegna Prosciutto. Ha mosso il piede perno Caruso, che non riesce a darsi spiegazione di questo fischio, vedete, con una mimica piuttosto chiara. Palla per Pesaro, Moretti. Moretti per Mazzola. Pallone pesa una tonnellata adesso. Aralampopoulos contro De Nicolao. Aralampopoulos si gira, il tiro da sotto, il fallo su di lui, il canestro non c'è, pallone esce. Due tiri liberi importanti nelle mani del greco nativo di Egaleo. Vedete le solite sederate di Aralampopoulos quando si trova di fronte a un mismatch, e qui c'era, perché De Nicolao ovviamente è fisicamente molto più piccolo di Aralampopoulos, che si trova in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione. All'85% stagione Vasilis, lunghissima concentrazione, parte il primo libero, cortissimo. Ragazzi, quanto il pallone pesa, il tiro è corto. Più 3 Pesaro, 1-0-8 da giocare. Secondo libero di Aralampopoulos. Parte il pallone. Questa non va nemmeno questo, esce dentro fuori, la palla va fuori e la palla ancora per Varese, che ha la palla del pareggio in mano. Ross, Brown, Brown dentro per Caruso, che da sotto va a sbagliare un rigore, rimbalzo di Pesaro, palla per Moretti, ultimi 50 secondi al termine, Moretti ancora, è andato forse troppo sicuro, Caruso appoggiato, ma la palla è andata sul tabellone e poi sul ferro, ancora Moretti, 40 secondi al termine. Moretti, Moretti ancora, Moretti, 5 secondi al tiro, bisogna tirare, Cheatham da 10 metri, va la tripla di Cheatham da distanza siderale, assomiglia molto al canestro che Cheatham fece all'ultimo secondo nella vittoria di Brescia, 99-93, veramente una partita non fatta per i deboli di cuore, perché ragazzi qua bisogna prendere e pasticchina davvero per tutti e due le formazioni e per tutte le persone in tribuna, veramente una partita incredibile, 99-93, punteggio altissimo, partita bellissima, so che è la millesima volta che lo dico, ma queste sono quelle partite che uno dice ma guarda, questi 10, 20, 30 euro che ho speso li ho spesi bene stasera, perché veramente questo è spettacolo, partita tra due squadre che non sono mai risparmiati colpi, non sono mai risparmiati tiri da tre, perché il conteggio ancora non ce l'ho, ma devono aver tirato sia Pesaro che Varese, non so, 50-60 volte da tre, è un numero enorme, veramente, ma anche 70 volte, perché del terzo quarto erano già arrivati a 59 i tiri da tre delle due squadre, mentre vedete i punti, i migliori in queste classifiche speciali, punti e rimbalzi. Il miglior marcatore in assoluto è Brown con 30 punti, seguito dal suo compagno di squadra Johnson con 28. Per Pesaro Moretti 22 e Cheatham 20. Si riparte allora. Anzi 22, perdonatemi. In lunetta, in rimessa in attacco dalla linea degli 8 e 35. Per Varese va Johnson,
34.3 da giocare, 34.3 da giocare, più 6 Pesaro. Palla per Ross, Ross per Johnson che tira da 3, non va questa volta, il rimbalzo è di Pesaro con Mazzola, fallo su di lui. Ovviamente Varese non aveva alternative che tirare da 3, inevitabile, tra l'altro lo ha fatto per tutta la partita con grandissima continuità e anche con grandissima precisione. Sbagliato questa volta, il rimbalzo di Pesaro con Mazzola, con Caruso che commette il suo quinto fallo dopo aver segnato 3 punti. Mazzola in lunetta per cercare di mettere 3 possessi tra le due formazioni. Mazzola finora 15 punti, preziosissimo nel momento chiave della partita, quanto Varese si era avvicinato veramente tanto. Mazzola solo Cotone, 16 per Valerio, nativo di Ferrara, 34 anni. Forse a questo punto il match winner di Pesaro, più che, se vince Pesaro ovviamente, più che Moretti e Rachman e Cita, mette anche questo, mette 3 possessi adesso Mazzola tra le due formazioni. Ross da 10 metri sbaglia, il pallone sputato dal ferro, la palla è per Pesaro, 18 secondi al termine, Pesaro 101, Varese 93. A questo punto Pesaro congela, no, vuole che si tiri, Repeja probabilmente pensa al doppio confronto, vuole che si tiri, 5 secondi al termine, Rachman al tiro da 3, non va, rimbalzo in attacco di Haralampopoulos che si gira, tira, ma è dietro il canestro, non può segnare ovviamente. Finisce qua la partita con la vittoria di Pesaro per 101-93, i due coach si salutano a centrocampo, vedete il coach di Varese che saluta tutti i giocatori di Pesaro. Partita bellissima, 101-93, è stato un grande privilegio poterla raccontare per voi, partita bella. Questa è la 1200esima volta che lo dico in questa partita, ma non riesco a trovare termini diversi. Le squadre sono fronteggiate senza soluzione di continuità, cercando sempre di segnare nel minor tempo possibile. Partita giocata ai 100 all'ora tra le due squadre che segnano di più in Serie A e tirano di più in Serie A e hanno il gioco più veloce in Serie A, quindi cosa poteva venire fuori? Una partita da 101-93. Pesaro vince la sua sesta in campionato, sale a 12 punti in classifica. Varese resta a 12 punti, le due squadre sono al quarto barra quinto posto in classifica, mentre i giocatori di Pesaro vanno a salutare i tifosi assiepati a bordo campo. C'è la nostra amica Giulia pronta per le interviste a Jasmine Repeja. Mentre vedete i giocatori stanno salutando il pubblico che come di consueto quando si vince, ma anche quando si perde, si assiepa a bordo campo. Sentiamo Giulia. Serviva contro Varese, una grandissima prestazione, l'avete fatta, agganciate Varese ma soprattutto vi portate in una zona decisamente calda di classifica. Vorrei fare complimenti a tutte e due squadre, secondo me Bila è stata una prestazione veramente bella da vedere, ma per una goduria, diciamo così, per tutta la gente che piace basket. Dal nostro punto di vista, onestamente, non sono completamente soddisfatto. Finché abbiamo seguito il nostro gameplay, prima di tutto il rientro in difesa, siamo stati bravi, e questo è successo in secondo quarto. Tutto l'altro ci hanno segnato tantissimi canestri facili in transizione, dove abbiamo poca connessione, dove abbiamo avuto poca comunicazione, dove abbiamo sbagliato tantissimo. L'altra cosa, a fine l'ultimo quarto abbiamo fatto tutto per perderla, per permettergli tantissimi rimbalzi in attacco dopo che hanno fatto triple e sono rientrati in partita. Comunque sono soddisfatto per 2 punti, andiamo avanti provando a correggere tutte queste cose che non sono andate bene stasera. Coach, grazie mille per essere stato qui con noi, complimenti ancora per la vittoria. Jasmine Repes adesso, bello il termine goduria, proprio
una goduria vincere questa partita, ha detto Jasmin Represa. Insomma, italiano è buono di Represa, però ogni tanto l'accento lo mette sulla vocale sbagliata. Adesso dovrebbe esserci anche Quan Chitam, sempre al microfono di Giulia, ma adesso noi andiamo a dare uno sguardo alle statistiche per quanto riguarda il tiro da tre. Pesaro ha tirato 15 su 35, Varese 18 su 45, quindi avevo detto 60-70 tiri da tre, no, sono 80, 35 di Pesaro e 45 di Varese, pensate voi, una partita con 80 triple tirate. Pesaro ha avuto il 43% da 3, Varese il 40% da 3. Per quanto riguarda i tiri da 2, Pesaro 15 su 30, 50%, Varese 9 su 16, 56%. Per quanto riguarda i tiri liberi, Pesaro 20 su 26, Varese 21 su 28. Vediamo se riusciamo ad avere al microfono anche Quan Chitam, almeno sembra proprio di sì per quanto riguarda le interviste di fine partita. Per quanto riguarda i marcatori, I think that Daddy is the MVP, but I think that he won't be MVP too. But after all of that, what a great performance tonight. I think that you made a great game tonight against Varese. 20 minutes ago you said that you wanted to be great in the defense, great in the offense. It seems that you did everything you wanted, but it seems that you did it again, another triple. So how does it feel? Oh man, it feels good. First and foremost, just want to thank God, keeping everybody healthy and injury, and just a great team win, I could say. You know, we're two of the top scoring teams in the league, so we knew it was going to be high-paced. Like I said, man, I'm just blessed. I wanted to just thank my teammates for believing me, and also coach. It was a fun, great team win. It was a fun even to watch it. Thank you so much for being here. Thank you, guys. Sì, nella domanda Giulia ha chiesto come si sentiva dopo questa sua partita vinta segnando 22 punti, e lui ha detto: beh, mi sento ovviamente feel good, mi sento bene, si trova in una grande squadra, un grande allenatore, con grandi compagni di squadra, insomma ha cercato solamente di fare il necessario per vincere una partita in più. È tutto per quanto riguarda questa partita, la 140esima tra Pesaro e Varese. Alla fine ha avuto la meglio Pesaro 101 a 93. È tutto, veramente un abbraccio a tutti da Michele Zavagnini, linea Eleven Sports.
Italia. Camera 1. 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 Camera 1, camera 1, camera 1, camera 1. World is inside.
Johnson da tre punti. 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 Brown da tre punti. Brown da tre punti. Brown, the tre punti. Brown, the tre punti. Brown. Tre punti. Ancora segno.
Johnson da tre punti. Libritti da tre punti. Johnson da tre punti.